Ma mettiamoci anche gli Izzard. Che bella Maria De Filippi. Che ci metti? No, stavo pensando proprio di Lego. Se mettessi, attaccassi la telecamera sopra il microfono, che è proprio sopra, sarebbe più figo. Devo vedere un po'. Eh sì, se riesci. Non è facile perché pesa comunque. Stavo vedendo che è uscito un video della nonna Maria, invece sono molto contento. Dopo c'ho un po' di roba da guardare. Chi è la nonna Ah, la Maria? mia schiena. La nonna Maria, amore, l'ho Ah, già, spalmata sì. in tutti i modi. Cacca, La nonna ormai è pugliese. come dire il sugo la nonna Maria, Marco. Lo so, però. La nonna Maria che fai linguine. Tra l'altro, Linguine. amici, oggi sono veramente incazzato io, eh. Ma Sembra però sono anche strano. molto felice. Ma però, che tra l'altro adesso si può dire, a quanto pare. Non è vero, No, Marco, la era ma... Crusca non vuol dire niente. Sì, non La vuol dire catena della niente. Crusca è fall, è Tra l'altro, mica fake. avevano È aggiunto... fake. Cioè, Sacco di è cacate l'equivalente ultimamente. delle fake news, l'Accademia Lo della so che adorate la mia Crusca. maglia, ragazzi. La potete avere anche voi se usate il termo 20 su Pampling. Anche se non lo usano, lo possono avere, però non No, hanno no, lo ma sconto, no, col quindi nostro non gli sconto funziona conviene. ancora, perché magari non Ma funziona più. penso di sì. Comunque sono incazzato perché oggi che mi sono riuscito ad addormentare Fatto addormentare? un pelo prima del solito, visto che non riesco non riesco più a dormire ultimamente. Mi addormento sempre più alle 4, mi riesco a addormentare. Oggi mi sono riuscito a addormentare un pelo prima, ma mi ha suonato il campanello del corriere alle 9:30. A me alle 9:10 oggi, non so com'è possibile. Alle Facciamo 9 e fretta in sti mezza. giorni. Però sono felice perché mi ha consegnato 5 pacchi. Di Madonna. che? Di cui 2 sono i miei. Almeno. In teoria 2 sono i miei. Gli altri 3 in teoria sono dei regalini che mi ha fatto la chat. Grazie, Caster. È Grazie, buono. Stonks. grazie. Alexa, accendi LED. Sono tutto Perché? pallido, se no. Così sono pallido, ma c'è un po' di colore, dai. Io fino a poco fa era nero da me, non c'era un Mega filo di luce. unboxing lunedì sera lo facciamo. Lunedì a mezzanotte. Fatemi aprire Valhalla. Io voglio giocare. Quando è che mi hai preso ieri il set Un Lego sacco alle voglio 8, no? giocare. Di sera, Chi praticamente. è? Prima della Barba, grazie live. Barba. Credo che sia E stata la anzi, anche spedizione più veloce, Caster, perché mi è arrivato alle primo. 8:30 stamattina. È incredibile. Beh, a me l'ha 12 comprato la ore. mattina e mi è arrivato il pomeriggio una Vero. volta. Dipende dalla situazione. Vediamo un Grazie altro Barba. po' di grafica brutta. Andatevene a fanculo, andatevene. È veramente... Ma hanno Stronzi. aggiunto cose? Boh. Oh, no. Non Changelog. l'hanno patchato. Non mi sembra che ci sia un changelog così No. succoso nell'ultima patch. Vabbè. Io voglio giocare comunque, che Allora. sono... Ormai è diventato il mio gioco preferito, questo qua. È diventato veramente il mio gioco preferito questo. Oh no, ho sbagliato situazione. Ecco qua. Peppe di palle. Tra l'altro oggi avevo un progetto io. Volevo, a parte prendere la legna di pino, che l'altra volta hanno preso a pochina perché poi sono dovuto tornare che era anche Sì, finita l'ha l'ora. trovata alla fine. Voglio anzi fare intorno alla nostra casa comunque un minimo delle recinzioni. Perché così se ci attaccano, se ci sono degli attacchi, possiamo tenerli anche più belli Mamma che modi. esteticamente, secondo Ma è tutto buio. me. Oppala Lontano. lai, buongiorno mondo! Ehi, non vedo la partita. Non lo so. Via, sto entrando. Una torre dovete fare. Ma la torre, beh, anche, sì. Può. Tiriri Password errata, ma di che? Marco, è Sbagliato a sempre la scrivere. solita. Ma è sempre quella che metto. Spoing! Ah, Ah, perché qui posso riparare solo le cose da stronzo, giustamente. Rame. Abbiamo un vabbè, sacco di adesso ramen. ho scritto la stessa di prima, adesso è entrata, si vede che Ah, avevo che scritto male. tristezza, ragazzi. Non esiste il fuoco libero? In che senso? Come nonno? Non lo libera tutti. Dov'era? Era da quella parte. È mattina, vero? Eh sì. Allora vado, devo riparare il cacchio, aspettate. Riparo il cacchio e poi me ne vado via io. Se mi ricordo dove eravamo l'altra volta. Legno. Ah, aspettate, no, 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 no.
Io devo farmi. Allora, ci ah, sono. No... Mi servivano i lingotti. Ci sono 9 lingotti di bronzo nella cassa. Mi servivano. Marco. Grazie. Ma quindi il car. Babappo. Babappo. Oh. Sono triste, ragazzi. Fammi not in the right position. Ah, ma si spinge così il kart? No. Ah, ti attacchi? Oh, no. Io lo spingi normalmente. No. Ma mi dice not in the right position. Come cazzo mi devo mettere a pecora? Ragazzi, vi metto nella cassa altri lingotti, eh. Poi fate voi, li craftate voi se avete bisogno. È arrivato il momento di buttare la mia telegram ascia. In questo schermo mi vengono i tipi di qua, aspettate. Devi buttare la cagata. Perché mi dice? Ora sono un vero chopper. Funk. Fatto, moro. Ma come hai fatto? Stavo a premere dall'altra parte. Lascia. Ma mi devo mettere a pecora qui. Beh, no, perché bisogna riselezionare lo stesso punto. Ragazzi, la legna cioè, bianca, io mi devo mettere. Seleziona uno dei due. Punish. Punishment. Ma nel pisello me lo attacco, scusami. Arco pregiato. Faccio quello, ragazzi. Penso. Che cazzo ne è? Era quello lì, era vero? Credo. Io chiedo conferma ai miei amichetti. Allora, Marco, che andiamo, belle dai. Le strisce di droga ho trovato, moro. No. Che carine, sì, le uso per pippare. Adesso le voglio fare. No, adesso so che quello che ho detto sembrava molto non strano. È che sembrava, no, hai detto quello detto, lì. Non è detto. Che sembrava. No, adesso aveva un senso nella mia testa. Baccata. Di cacchio. Va a cagare. Ho quanta legna che ho però, non serve così tanta legna. Aspetta, mi hai spostato tutto, mi hai spostato. Vabbè, moro, sono un tipo sei fastidioso, aggressivo. Sei. Fammi andare a prendere altra legna Yank. Va a cagare. Allora, dove vanno queste cosine qui? Questa va qui. Questa va qui. Questo va qui. E la facciamo volta? Devo fare la ciccia, stasera facciamo quelli... volta. E quelli che non lo fanno. Ci sarà un motivo, Liezer. No, in realtà no, non c'è motivo. Marco, c'ho 7 pini. Dove io sei? Una volta. Sono qua fuori. Dove sei qua fuori? Ah, sì, là. Devo prendi questi 7 pini che io non li voglio. Yeah, yeah. Li ho spaccati nella faccia. Grazie, grazie. La resina la butto via. La prendo col quello che ci dopo ci fa. Mi devo fare altre frecce di fuoco che ne ho solo 41. Anzi, fammi fare l'arma nuova io. Fammi cucinare e la carne. E il pepe. Serviranno pi, niente pi, queste cazzate. E il pepe. Stai zitto. Sì. Fammi vedere questa carne di buco. Allora io ho detto che dovevo fare... la mazza di bronzo, avevamo detto. A me mi piace la mazza. Serve 8 di bronzo, ma ce la dovremmo avere 8 no. Di bronzo. Io ho messo nelle... io ho messo tutto quello che avevo nella cassa, magari riuscite a craftarlo. Adesso lo cioè andiamo a rifare. Aio! Aio! Oh no! Ho una marea di stagno. Ne avevo veramente un sacco. Per fare l'arco di legno pregiato mi serve 10 no, di legna pregiata. Ah, me ne abbiamo un sacco. E io ne ho 9, ma guarda te, mezz'ora che vado pazzo, dico cosa mi sono dimenticato. Vado pazzo! Fammi tagliare il bus. Io voglio scoprire e voglio, cioè scoprire, perché l'abbiamo già detto ma non mi ricordo come, piantare gli alberi. Marco, non si sa. Dove va il log? Vieni qua. Marco, adesso appena finisco di cucinare partiamo per l'avventura, comunque. Perso 23 di vita, aspetta. Com'è che sono così bianco morto male? Ok, la legna direi che... Stai portando troppo peso, effettivamente. Oh! Imbecille! Mentre sono stanco, ragazzi, aiuto! Marco, non me ne frega niente. Immaginavo. È lontanissimo, più che altro. Ma qua, non è vero? Me ne sbacto, praticamente. Io non vedo la visibilità. Cioè, ho messo visibilità giocatori, ma non ci sento. Fatemi spostare. Ah, è vero, anche io lo devo mettere. A me non compaio. Ah, ok. Perché se non la metto gli altri. Bisogna metterla ogni volta. Devo andare ai rimedi del pube. Sì. Ho troppa legna però, fammela depositare. Mettila nel forno che fa... la metto nel forno, sì. Le webicammi. Al carbone. Bravo Vector. Partecipate tutti al giveaway di Stan Gaming. E il fucio. Grazie il fucio. Qualcuno lavora... Lego magari, no?
Lego? Magari abbiamo, insomma, magari qualcuno lavora in Lego. No, non so. No, mi sto fumicando. Porca puttana, scusa. Provo sempre, magari c'è qualcuno che lavora in Lego. Aspettate, che c'è sto palco vuoto, porca però? Ma com'è che si è tappato la cannarola fumariola qua? Ha detto Mariola? Sì. Io il carbone lo metto in questa cassa, ragazzi. Sì. Dobbiamo andarne a prendere un po' di roba, però. E adesso andiamo. No, ne sto facendo, ragazzi. Se andate lì, ho messo andiamo, un po'. No, dobbiamo prendere un po' di metallo perché abbiamo finito tutto. Andiamo, Marco. Marco di legno. Ma la differenza tra la... Quant'è perché la il vento lo respinge dentro, veramente. Ragazzi, ma è tantissima la differenza. Di metterci una barriera davanti. Non c'ho voglia. Metterci una barriera no, qua. Ma va bene, adesso una... non è che... Vabbè, oh, guarda no, che cazzi. Non ci affumichiamo, tanto no, non siamo... Marco, andiamo, via. Aspetta, su. Fammi riparare. No. Ma guarda, neanche io odio sushi. Cioè, mi accontento che solo mi mandano qualche set ogni tanto. Mi fa benissimo. Ma la leggo difficilmente. No, lo so, purtroppo. Anche con so, quelli con un sacco di numeri. Lo so, purtroppo. Te ne frega proprio niente. Io lo farei veramente subito, qualunque cosa. La legna dove la metto, ragazzi? Non abbiamo una cassa della legna? Dovremmo farla un minimo. Prima di buttare via. Ma perché di portarti il coso? Scusa, non è fatto apposta. Vai. Amici, aspettate. Ma bellissimo, Marco, vieni qua. Dai, Marco, ve lo ce l'ho io da mangiare, dai. Aia! Non ci si può. Vaffanculo, la torcia umana. Non ci si può sedere. Sì. Ma sì, basta il carbone! Ma rimani girato dove eri? Eh sì. No, ragazzi, me lo sfondo. La metto qua la legna per il momento, mi dispiace. Non ne voglio sapere niente. No, beh, non la fanno pubblicità, però sono con canali veramente giganti che... Parla, giustamente. Sì, la Lego non ha bisogno di pubblicità assolutamente. Ma ragazzi, non mi ripara l'ascia. L'ascia di bronzo, Marco, la ripari nel coso di sotto. Ma guarda, farei veramente qualsiasi cosa. Mandano il castello di Harry Potter, guarda, butto via il letto, metto il castello. Basta, carbone, non è possibile. Dai, Marco, e come on! E che devo c'è fare? Sempre il carbone, se la cosa è accesa. Oh no, sto per finire di mangiare. Sto arrivando. Mangio. Guarda che c'ho l'arco questo nuovo. Che è questo? Spiccio. Dai, Marco, vieni su. Via. Che fai? In uso da qualcun altro. Sì, in alta. Oh, premi X. Ah. Eccoci qua. Vi porto con me. Via. Aspetta, potevi usare la stamina. Ebbene? Ah, che fa? Sei entrato sottoterra e ci ha fatto... Vabbè, guarda, faccio prendere la piglia. C'erano un po' di dossi, Marco. No, io voglio stare riposato. No, Marco... no, ma perché stiamo andando verso là? E do... mal la mano. No, no, va bene qua. Ora hai rotto il carretto. Faccia alla riva, facciamo. Inizio di Skyrim. No, ma che fai? Ma sei saltato, mi sei. Mi fai sbattere, mi fai. Dai, Marco, per favore. Ah, che c'è il caschetto, quindi sono protetto, però bravo. Mi fa male la mano. La sicurezza, ragazzi, prima la di faccio tutto. Più a giocare a nessun gioco. Devo andare dal dottore. C'era un tizio che ha costruito una specie di castello dove poteva dormirci dentro di Lego, erano 250.000 pezzi, qualcosa. Marco, che fai con le gambe fuori lunghe? Va bene. Siamo giunti. No, che siamo giunti. Oh. No, ma le casse qua ho solo 40 frecce, ragazzi, abbiamo perso. Non penso niente. Non ho fatto ancora il randello, devo fare il randello poi dopo. Bella, ma tu tieniti l'arco, scusami. Vabbè, comunque un'arma melee conviene. Minimo. Atti la spada. Ah, ma venite qua, usiamo il piffero. Ah. C'avete il piffero di... È quello volevo di dirvi carne. Prima. Ah, sì? Intendevi l'abilità, Moro, certo. Anche se nella tua lingua strana. Vieni sbagliati qua, anni, Cimax. Hai sbagliati migliaia di soldi. Oh, possente Zeus, via. No, aspetta, loro Zinedine stanno... Zygarde. Non è Thor, non è Zeus. Allora, Marco, qua siamo già nella foresta. Orca puttana, mi si è ribaltato il carrello. Probabile, è stato un casino qua. Guarda che nessuno di noi c'ha un set completo. Io c'ho la maglia, ma non i pantaloni. Moro c'ha i pantaloni, ma non c'ha la maglia. E io c'ho tutto. Azzurro? No, quello che devo. Io parlavo della pelle dell'orco. Oh, okay. I mirtilli. Ah, no, non l'ho mai usato. Ma mi sono volato in cielo. Dovevo farne fuori altri, perché mi ho fatti fuori solo due. Eh sì, troll. Cerchiamoli, troll. Ma non è che c'è bisogno che li cerchi, se ce lo vedi. Allora, Marco, questi sono pini. Ecco, ne prendo un po', no. Si è trovato una venatura. Ma qua ci sono?
Allora, nella riva. Ah, oh mio Dio, Marco, uno mi dà le scappellate dietro. Chi è che ti dà le scappellate? Ma questo che vuole? Allora, Marco, puoi caricare tutto nel carretto. Ragazzi, collascia fortissimo. Mamma mia, Maro, spostati! Ma non ti sono fatto niente. C'è il carretto che mi ha parato tutto. No, Marco, non lo puoi più prendere quello. Qua c'è del rame. Sì, ragazzi. Non lo puoi prendere, Marco, vieni qua. Sì, no, non lo puoi prendere. Maro, qua c'è del rame, vieni qua. Ma volevo anche del team. Prendilo. Come non c'è? No, è quello che abbiamo di più. Ho capito, ma ci serve un botto. Ma ci servirebbe tutto il resto. Guarda che il piccone non dura. È quello posto. Ragazzi, ma è pieno di cagoni qui, eh. Io intanto cerco il tin. Sì, vabbè, li sciotto, ragazzi. Di cosa parliamo? Moncata. Ora prendo questo pino qua, dove sei? Sono andato via, Marco. E il pino? Marco, inculati. Prendo io. Io vado a cercare il tin. Con il mio carretto. Oh, ce my la faremo God. Poi a portare tutto a casa? Ho trovato una pigna di pino. Mi sa che il carretto, ragazzi, purtroppo è andato, ragazzi. La pigna di pino, ragazzi. Questa buono, qui posso, piantare poi, no? Tecnicamente. Funziona così? Ma Marco, certo. Però la pigna nel bus e poi cresce. Carretto è diventato zattera. Ok, via così. Buona. Buona, cicci. Ho trovato una caverna, ragazze. Con tre teschi, quindi la caverna di un troll. Vogliamo entrare a spaccarlo? Un attimo, qua sopra. Chi è che combatte? Il team dovrebbe essere. Eliezer? Io sì, perché se martelli attiri gente. Sto arrivando. Hanno. Ah, c'è la vena. Hanno qui migliorato le traduction, mi sa. Ma io mi sa che non faccio. Un Dillion, ragazzi, un Dillion. Grazie, un Dillion. Il fatto è che peso. Io. Ma come si aumenta il peso? Perché sono rotto le balle, io dico. Sarà lo zaino da craftare, magari proprio. Che erano gli zaini all'epoca. Francisca. Ho trovato la pietra che non volevo. Stasera poi lo fai in Boro by Night? Facciamo il coso. Sì, dopo allora, il coso. E dipende cosa vuoi fare, perché potenzialmente dura fino alle 4 di notte. Il problema è che. Sì, se mi devo spaccare le balle fino alle 4 di notte. La cosa principale. Guardiamo la cosa principale, poi 4. Vediamo. Poi c'è World of Warcraft subito dopo. Allora ci spacchiamo le balle. Esatto, no, ma infatti, ma perché ragazzi, tanto uno spiegano solo le cose che ha già annunciato. Quindi non è che ci sia molto da. No, dopo Marco, vediamo. Quando voglio perdere peso mangio. Quello che interessa è che Diablo è l'ultimo. Dalle 3 di notte. No, dopo giochiamo a qualcosa. Dopo non so se sei stato fortunato tu, ma. Io un po' l'ho preso. Ma guarda, io sono a 2. Guardate che stasera c'è il Blitzcon. Sì. Il primo Blitzcon che si può vedere tutti assieme. Sto usando sempre gli stessi liquidi, okay. Mariello. Mariello Prapor? Direttamente su Tarkov. Basta questo non è. Bane, questo che grazie mille, però. Bello. Grazie per 35. Ma no, troppo gli strategici non vanno mai in live. No. Li porterei, a meno che sacco. Non lo fai una volta per ridere. Ok, io li porterei, ma non fanno. Ragazzi, ho buttato la pietra. Anche gente che li porta spesso, comunque si vede che ha molta meno gente del solito. Purtroppo gli strategici. Un altro deposito di rame qua. Io sto stagnando. Ma io non so dov'è Moro, comunque l'ho perso completamente. Io sono in giro per la riva. C'è un falò quello viola. Ah, è uno spawn. Ah, porca vacca. Provo a distruggere. Sono con te, Eliezer. Proviamo, Mark. Hai la mia ascia. Andiamo. No, ma non hai. E l'arco, però. Cioè, ce l'ho anche l'arco. È uno solo, dai. Dai. Adesso c'ho l'arco pro. Aspetta. Guarda, ma sì, gli do fuoco, questo muore subito. Tiè, guarda che lavoro. Cavolo, scudo. Questo è diverso. C'è l'altro dietro, Marco. Sì, l'ho sciotto, questo qui non è un problema. Se lo prendo lo sciotto, se non lo prendo un altro. Ne hai altri 7000, mi uccidi questo però. Aspetta. Io non posso, tolgo la paro. Ti ha dato fuoco, dovrebbe morire a breve. Ok, è morto, perfetto. Ah, non riesco a prenderli questi qua, gli passo attraverso. Ci penso io questi. Ho preso il trofeo della bestia. Ok.
Ok, io ritorno alla grotta adesso. Dobbiamo distruggere lo spawn, se no continuano all'infinito. Oh, ne è arrivato un altro grosso. Raggiungo gli altri, raggiungo. Tanto di stagno ne ho trovato. È lo sciamano questo. 19. Vabbè. Aspetta che prendo un po' di pippo. Ehi, quanti cazzi siete qua? Imbacilli. Ok, gli ho distrutto lo spawn. Si sta curando, Liezza. Tanto io ho il fuoco, quindi si cura, ma io gli faccio riperdere vita. Guarda, allora non ce la fa. Quanto è bello l'arco, ragazzi. Ok, okay, sono qua loro. Abbiamo finito. Un altro posto. Allora venite da me, che c'è la grotta quella. È quella piccola. Devo rifarmi le frecce, ne sono 24. E non mi scuda più. È morto. Fortissimo col coltello. Ho preso della legna che. Non so ma che sono legna stanco. È. Ho dei trofei, ma vabbè. Li porto. Ma perché ho tutto sta. Cos'è? Ma di nuovo la mia pietra, ma basta. No, forse l'ho buttata io e l'ho presa. Erano 28 precisi come me. L'hai ripresa, Liezza, l'hai ripresa. Venite a chi, venite. Non c'è modo di buttarla via senza che gli altri l'hanno presa. Sì. Ah, merda, sono entrato così? Io sto finendo le frecce, però, ragazzi. Ne ho bisogno... io un sacco. Di fuoco no, però. No, però vabbè. Forza. Grazie Blu, benvenuto. Grazie Blu. Ben arrivati. Ricordatevi, tra l'altro, per i sub, settimana prossima c'è la live per i subs. Mercoledì prossimo. Sempre al solito orario, verso le 2. Magna. Ragazzi, quanto mi sta piacendo sto gioco, porca di una miseria. Tira la ulti appena suonare, vi riunite. Ma adesso non serve tanto quella. No, vabbè, no, hai la mia ascia, che è sempre l'arco. Hello my friends. Ah, come piove, eh. E mi sono rialzato da solo, vabbè. Cosa offre il menu del Morrow by Night? Una cipolla? No, il menu del Morrow by Night, abbiamo detto. Guardiamo il Twitch, il TwitchCon, il BlizzCon. C'ho la maglietta di merda. Guardiamo il BlizzCon stasera alle 11, dalle 11 all'1 in teoria. E dopo giochiamo a qualcosina. Allora, va entriamo. Prego. Giochiamo a qualcosina, adesso vediamo. Non per so se fare... Pulle? Se fare la cosa delle pippe. Che palle. Eccolo il trollo. Ma uscirà fuori? No, qui no. È tosta a combatterlo però. Ah sì, ma gli tiro due frecce di fuoco. Ma dai, secondo me almeno fa luce. Dimmi che possiamo uscire. Posso tankarlo un pochino, no? Ma col il fuoco gli fa due, credo sia abbastanza resistente al fuoco. No, non lo tanco mai. Vabbè, ci penso anche con l'altra. Aio! No, no, ma ti conviene menarlo comunque, Liezar, Semplicemente stai attento. Beh, gli faccio 26. Dai, che io lo aggro e schiveggio. Il fuoco purtroppo non gli fa così tanto a lui. E dai, ragazzi. Ma dai, adesso! Guarda che lavoro. Aio! Va giù. Bello, bello. Vai. 30. No! Vai, morto, che morto, culo morto, mi morto, ha scattato. Muore col fuoco, guarda. Buona. Siamo dei cacciatori di troll, dei troll hunters potremmo chiamarci. Che bella la serie TV, mi sono piacevo. No, sto torpando troppo Peppo. Fammi puoi mangiare carne cotta. Sti sassi, che schifo. No, dura un'ora e un quarto il Blizzcon, ufficialmente. Ragazzi. È la presentazione di tutto, poi tutto il resto. Ma basta sta pietra, non buttatela qui, che la riprendiamo noi. Scusami Marco. La butto in acqua. C'è la pietra, c'è la legna. Ma questo è un lago, quindi? Ho il giro... no, ecco. E ne torno a casa. Devo iniziare a fare la zattera. E mi ricordo come tornare, ovviamente. Ma a te che non avete lootato la grotta, però. Eh no, io sono tornato per... Ma perché no, Vector non dovrebbe fregarci niente? A me frega, invece. Cosa? Capito. Ma cosa del... Del Blizzcon in generale. Minchia, come no? Ma anche quando parlano, cioè comunque durante il Blizzcon quando non parlano, è mai, mi spacco no, non è mai stato merda. Parlato il Blizzcon. Parlano quei due minuti per presentare quello che poi fanno vedere. C'è nient'altro. Ma infatti dividono le cose apposta, fanno prima la presentazione di un'ora e un quarto e poi fanno ogni gioco un'ora, due ore. Cazzo, io sto affrontando da solo l'intera foresta comunque. Credo che io in due ore dubito facciano vedere. Ma non dura due ore. È dalle 11 all'1? Dura dalle 11 alle mezzanotte e un quarto. Ah. E c'hanno comunque 5 giochi, eh. Sono pochi.
Siamo a casa. 10 minuti, un quarto d'ora l'uno. Io sto tornando a casa molto lentamente. Salvo poi magari eventuali annunci di nuovi giochi. Allora, io adesso aspetta, riuniamoci un attimo che faccio la ultimate. Io sono un po' incasinato perché sono contro uno con la stella e sto per morire. A me non posso. Come venire. Stai per morire? Sono con due contro due. Ma sono delle tippe ormai quelli con la stellina. Oh, sono stai inseguendo mezzo server a me. Ma Lizard, ma vabbè, sei un pene. E mi hanno avvelenato. Ho capito, ma questi qui basta fare. Ta, ta. Muore, guarda. Aia, mi hanno ucciso. Ecco. Non è vero. Non mi tolgono un cacchio. No, sono veramente contro. Cioè, mi stai inseguendo veramente il server a me. È veramente. Ho combattuto veramente al buio io. Ostia, qui. Osteria. Porca puttana, porca! Lapide degli Ezzar che galleggia. Oh, ho smesso di pleure. Che beltade. Pirla? Oh, guarda quanta gente. Coglioni, tutti qua. Ma io mi hanno tirato un sasso negli occhi. La stamina come fa ad andare su così lenta? Troppo lenta, veramente. Perché sono bagnato, probabilmente. Sono le stagioni? Beh, ci sono le zone dove nevica e... Sì, eccetera, non penso ma ci no, siano le stagioni. Però... Sono semplicemente gli eventi atmosferici, ma non... La stamina rallenta con il freddo, ecco qua. Pure. Questi continuano ad attaccarmi, sti maledetti. Mi sto portando a casa alla fine. Ma tra l'altro la pelle l'ho presa solo io del troll. C'ho 4 di pelle. Sa di sì, Moro. Io non ho preso un cazzo. Io non ho preso. No, forse ce l'avevo io qualcosa, non lo so. Oh merda, però quanto. Gli Azzari sono rincorso da 400 persone. Stai buono, che sennò ci muore. Ah, ma. Ecco perché muoio. Sono senza arro, ragazzi. Ecco perché non stavo facendo più niente. Sono senza arro. Di vita stanno attaccando di brutto. Amici, aiuto. Ma usa, butta quell'arco quando combatti vicino. No, non ho le frecce. Sto usando il randello, ma fa schifo quello iniziale. Ma usa l'ascia. Cioè, l'ascia di pelle. L'ascia un po' meglio, ma. Detto. Ma non mi sta togliendo tanto comunque, eh? Cioè, oddio, mi ha tolto 20 ma ci ha messo tutto il percorso di ritorno, quindi... Ok, la resina me la tengo che faccio le mie cosacce adesso. Allurd, faccio le frecce in fuocherelle. Tac. Andiamo a letto. Io devo arrivare ancora. Porca puttana. Tac. Più che altro perché andando a letto fa tut. Ah, la resina la butto via, quindi? Ce ne abbiamo marco un botto, direi. Io voglio fare la cassa per la legna, però, perché mi sono rotto le balle. Almeno una la voglio fare. La faccio... Dove la faccio? Che cazzo è la legna pregiata? È quella pesata, quella bianca dovrebbe essere, forse, sai? Non ricordo, Mario. Arredo, non ho più legna. Ma come? Mezz'ora che c'ho la legna! Ma dove è finita? Ah, ci ho fatto le frecce, giustamente. Ho il corvud. Allora, io qua dentro la cassa ho messo della legna a caso. E adesso recupererò. E cioè io devo mettere queste qui. Poi... Recupererò e vediamo di farci qualche cus. All'Ambra ce n'abbiamo un botto, sì. La rende più... Dove la metto? La cassa della legna, ragazzi? Sono vicino ai lettini. I soldi dove sono? Li sposto nella cassa di là. L'ho messa vicino ai lettini la cassa, eh? Se la mettiamo qui i soldi. Capite? Capì? La cos'è che ci hai messo lì?
È la cassa della legna. Ma perché vicino ai letti? Scusa. Perché qua dove la metto, scusami. Ma sposta il palco sopra. Lì vicino ai letti, lasciaci la roba preziosa. Travasa questo scrigno. Vabbè, ma che qua. Cambia, sono 2 centimetri. Andiamo a dormire. Dai. Ragazzi, dovete... Ah, control più tasto sinistro, non inventare la spostata. Automaticamente gli oggetti nel contenitore. È come Minecraft, però Minecraft è con shift. Sì. Aia la schiena, mi fa male tutto, ragazzi, non ce la faccio più io. Carcassa di schifo, di una poltiglia di Merkel. Ma non vedo un papo. Allora, le ossa, le piume. Allora, c'ho altri trofei che ormai... E andrà tutto, le cose continuano a farle. Fatemi togliere questi. Eh sì, no, quando vai a letto continuano a fare le robe. Questi occhi li possiamo anche buttare, a mio modestissimo, eh. Ma tutti sti trofei, che cazzo ce ne faccio? La pelle la pelle la tolgo da qui, la metto. Ah, una ce l'avevo io di pelle. Li puoi appendere comunque. Questi non servono un cazzo. La pelle la metto qui dove c'è la resina. Si può appendere tutto, si sì, può appendere. Sì, ma bisogna fare gli appendiabiti. Ok. Tutto a posto a Ferragosto. Ho preso il carbene, lo metto qua. Le ossa erano da qualche altra parte. Ehi, non ti permettono, eh? Ezra, che fastidioso. Ok, ha pure il pistrello c'ho lì, ma che schifo. Il pistrello? Ma io ste robe le butto via. Ragazzi, top arco in the world. Non c'è nessuno, via. Ma perché c'ho 2 minerali? Li vado a prendere quando mi avvicino alle cose, non me ne accorgo. Però sta roba mi dà fastidio. Posso scegliere io se raccolgo le cose o no? Può mettere l'opzione, raccogli... Se c'è la calamita dentro i piedi. Io voglio l'opzione. Ho scritto raccogli tu o raccogli automaticamente. Fammi vedere Marco, adesso stiamo a sindacare le cazzate, dai. No, lo devo trovare. Che cosa vuol dire? Che devo... Sì. Intanto io trasformo tutto in bronze. Mazza di bronzo. Serve anche. Mi pare che bronzo, in Minecraft puoi serve. Scegliere se tirarlo su o no. Non mi ricordo. Anche... Tagli di cuoio, vado a uccidere un po' di cinghiali. Zero, quanti te ne servono? Sì, no, però giusto per non sprecare. Io ne ho 12, eh. Ah, no, vabbè, non sono nell'inventario. Okay, vieni okay. Qua, girati. Me ne servono 3, mi fa. Faccio l'arma così poi io sono a posto. Perché io ogni tanto li uccido così e per sport. Lo scudo extra non si può fare. Ah già, giusto, fammi buttare sto randello. Sarebbe da fare anche l'armatura di bronzo. Ma ragazzi, ma in caso... Ah, no? Ma il bronzo si crea, giustamente. Certo. Quanto pesa la... Pesa 2 la mazza, vabbè. Non pesa neanche troppo, Quanti ne abbiamo di bronzo? 15. Io ho c'è del minerale da cucinare, non so se l'avete fatto, ma... Lo faccio. Poi sono... Ah, quanto sono pesante. Che arma posso fare? Fammi vedere. E studia, Fender. Allora, che faccio? A parte che... Allora, cosa dobbiamo fare? Comunque dobbiamo non mi sono fatto la mazza, eh? Ho voluto provare un'altra cosa. Cosa hai fatto? L'atelier lì, come cazzo si chiama? L'atelier. Quella lì credo vada solo a puntelli. Provo, sono curioso. Provo, voglio provare. Perché tanto la mazza è caso ce l'ho. Io tolgo l'asta di Selce che cosa fa cagare. Cosa posso farmi io, ragazzi? Fate la mazza, tu. Tu fatti la mazza, così ci facciamo un'arma diversa per ognuno. Mazza di bronzo? Sì. Mi serve il bronzo. Il bronzo ce n'era poi. Non so se era abbastanza, ma si può creare comunque. Ubozu fa. Mazza di bronzo, non la posso un fare. Non è che ci abbiamo tanto. No, me ne serve uno. Vabbè, si fa male, Me ne serve. L'avete. Aspetta. Si crea col ferro e l'altro. Stagno e rame era. Sì. Era stagno e rame, mi pare, sì. Allora. Aspetta, che cacchio devo prendere? La spada la fa a Moro, credo.
Sì. Serve qualcos'altro, mi sa. La legna, è vero. L'ho messa via. La legna. Ah, però, ecco, questa però è una fregatura. Vabbè, tanto lo scudo ci vai tu, Moro, hai detto. E io c'ho, sì. Perché con questa non posso usare lo scudo. Però dovrebbe fare un sacco male. Vado a farmere. C'è anche la spada, ragazzi, in realtà. Devo lasciare giù quel pippo. Che mazza stagno, e spada. Ma te hai usato il randello fino a mo? Infatti mi faccio la mazza comunque. Quanto pesa questa? Dovrebbe pesare un po' di più. No, pesa uguale a quella di legno. Bello però l'attacco. Bello. È vero che io voglio usare l'attacco spettacolare. Ma... guarda Mauro, Mark. Aiden. Bello, sì. È un bel attacco ad aria. Madonna mia, ho fatto un'abilità. Ti ho dato un cazzotto, mi ha dato più uno di... Ok. È un microfono. Dobbiamo farci l'armatura per tutti e poi siamo posto. Sì, ci servono troll, ragazzi. No, l'armatura, ci può fare l'armatura di bronzo anche. Ma quella auguri. Aspetta, vediamo quanto. No, dobbiamo andare a prendere altre vene, venature. Costa 5 a pezzo, quindi sono 5, 10, quanti 15, ne abbiamo? 30, 45. A parte 45. Che dobbiamo andare prima dal boss, che è lontanissimo. Andiamo, andiamo. Andiamo. Comunque 45 di bronzo. Dobbiamo andare a cercare i core. Dobbiamo cercare, quindi le grotte degli scheletri. Andiamo, andiamo. Io andrei, se volete venire, andrei. Io sono già in viaggio per farmare, a questo punto andiamo direttamente là. Le pelli dove le avevamo messe, ragazzi, vi ricordate? Le pelli le ho fatto la cassa sotto le scale. Quella okay. Sotto le scale c'è la cassa. Cretino, non ti avvicinare, ti pugnalo, ti slamo. Questo come sei impaurito. Aspetta, sì. Quale scala, Moro? Quella interna, eccola qua. Tac e tac. Che tac, che ti chiedi. Arrostata. Eccovi. Quella parte state andando. Eccovi tutti quanti. Dove cazzo vai tu? Che ne dite di un po' di esplorazione, che avete la mappa un po' scarna? Sì, no, ma adesso fare. Infatti andiamo verso il boss. Un po' di frecce me le sono fatte io. Ma se corro con l'arco mi consuma più stamina? No, vero? Non c'entra un cacchio. Non credo. Ho trovato del lampredotto intanto, ho preso. E via così. Questo è del team però. È Tinder, andiamo. Pigliare. Io non so da chi sto andando, ma da qualcuno sto andando. Un muro qua, l'abbiamo sempre... Ah no, se l'abbiamo preso. Ho preso il muro, fratelli. Bestia. Pelle di cervo. Nebbia. Io vi sto farmando le pelli intanto. Oh mio Dio! Non vedo, non posso colpirlo. Dov'è? Scappato via, ragazzi, ce l'ho con voi. No, non è vero. Ok, allora. Voglio prendere tutto lo stagno in giro. Che ho, cabutana. Che ottima, lo stagno vicino allo stagno, tra l'altro. E mi di carote ho trovato. Cantante dei dottor sociale. Fare questo e questo. Rame qua, deposito di rame. Ma devo smettere di fare i buchi. Chi è che fa i buchi? Io. Però a questo lo buco. No, pezzo di merda. Ho la borsa o la vita. Ho la borsa o la fissa. La fissa. No, io voglio una borsa. Ormai ogni venerdì mi tengo lo sfondo rosso io. Lo faccio apposta, ma lo sto facendo. È per Vandanara. Yezar, buonasera. Hai bisogno di una mano, Carlo? No, ma tanto mi sono spostato. Ah, io c'ho ancora il piccone di pelle di umana. Ma Yezar, tira sulla testa! Ho visto, visto. Che c'avete? Scusami, questo non ha fatto un rumore? Com'è possibile? C'è un troll? Sì. Porca puttana, aspetta.
Mamma mia, Zaro, 15 di vita. Arrivo, aspetta, vediamo. Come arrivo? Ricordatevi che potete schivare se avete i frame di invincibilità. Sì, no, è che pensavo non mi prendesse. Ma mi ha preso un po' wireless. Che male. Piazza adesso col fuoco piano piano. Magari lo sconfiggiamo qui. Arrivo, porca puttana. Mi ha preso. O pirla. Con il mio pugnale dalle mille pippe. Sì, guarda lì che storia. 80! Ostia! Ma mi ha perso, mi ha preso attraverso la montagna. Vabbè, capito. Ero dietro la montagna, mi prende, Dark Soul. Ma che vuol dire ero dietro la montagna? Eri sopra la montagna. No, ero dietro. Io non potevo sparargli perché ero dietro. Ma dove sei morto? Ero dietro un cane, non lo so. Eccolo qua nel culo. Veramente dentro l'ho preso. Ma che paura! Ma che vuoi te? Ma chi è questo? Vai fuori! Oh! Che fai, Ruby? Ok, sconcata. Ci bisogna la pelle del le Pippo? Frecce lì. Hai ragione. Bene, ho ancora un bot. 58, ma quanto si ciucciano? Fammi usare la ramazza. Oh, ma dove scappi? Merdo! Oh, fortissima la mazza, ragazzi. Che altro perché è veloce, non tanto per non la voglio tutta sta merda, non la voglio. Anche sta testa di cacchio, la lasciamo qua in mezzo al bosco. No, no, poverino Ugo. Ma chi è Ugo? È lui. Ma non è, non può essere Ugo, Marco. Che? No, non è Ugo. Ugo Nolli. Non è Ugo Nolli. Dai, è un troll. Ho ancora la porta, io moro. Qui c'era il deposito di ramen. Questo punto. Ma io poi sono pieno. Butta qualcosa, amore. Io mi sono svuotato. Ho buttato tutto. E che c'ho lo stagno io. A parte che... Vabbè, se serve... Lo stagno serve, tienito. Sì. Facciamo sti ultimi... Io incaricherei tipo uno solo di noi a fare il minerale per ora. Gli altri esplorano intanto. Ha senso peccato, che... Marco. È un saccio, però... vediamo come aumentare la capacità di trasporto. O magari non buttiamo il carretto. Proviamo a fare questo discorso. Ho capito, eravamo nella costa. Qua si può farmare anche col carretto. Che quello sarebbe l'ottima cosa. Ma io Lizard, tu stai già arrivando qua, immagino. Io un piccone meglio mi sa che non lo faccio adesso. Aspetta, comunque. Qua c'è una cassa. Una cassa con 6 frecce con punta di spec. Le piume. Però vado a spaccare quello spawn là. Che mi sta un po' sulle palle, se posso permettermi. Certo. A questo punto io farmo un po' di rame. Ok, credo di essere... Lì è Zara, attento. Fiul. Vieni qua da me, vieni qua da me. Non so. Ah sì, vabbè. Ma tua sorella cosa fa? Vende il corpo? Sì. Yeah. Bellissima la mazza, best arma. No, dopo l'arco, ovviamente. Ok. Yezar, c'è un altro. Arrivo. Ma stronzo io. Perché gli ho fatto così poco adesso? Ma che succede? Yezar, che fai? Uccido. Voglio dargli il last hit. Andiamo. No, voglio cambiare il piccone, veramente di gomma. Questo qui mi fa schifo. Tu cos'hai, Lieza? Ah, io Lieza sto combattendo contro delle persone. Qua c'è uno spawn di petti. Arrivi. Il fatto, ragazzi, è che io ieri mi sono fatto male alla schiena. Quindi se starnutisco provo un dolore. E quindi lo devo trattenere il più possibile. Ma l'hanno rotto che loro, cretini. Aio. Uno crollato. Ah, ok. No, credo sia proprio rotto così. Se starnutisco mi parte una fitta dietro la schiena. Sono completamente distrutto, ragazzi. Che uomo terribile. Quanta gente. Ma che schifo. Yezar, vieni qua che mi prendi. Non posso, devo aiutare Boro. Perché io ho finito la... Questo il piccone fa male. Attacco le pippe. Ma non fa ma tutto male. Ma tutto ieri è successo, eh. Vabbè, il polso ce l'ho da un po'. Però quello lì probabilmente... Continua ad arrivare. Ok. Aspetta che gli faccio il pet. Anche tu puoi parare comunque. Sì, lo so, con la cosa rotante così l'ho allontanato.
Aia! Ok, gli faccio 50, gli faccio 84, gli ho fatto. Allora, fammi buttare via tutto quello che ho preso. Sta finendo da loro il piccone, Poi torna a penisola. Sono sistemi antichi, però vedi, ottimi quelli. Attacco del pene. Moro, tu quanto stagno hai fatto? 25. Buono. Allora. C'è un sacco di gente qua, c'è un muro, ecco perché. Hai fatto comunque più roba, più rame di me. Cosa c'è? C'è un muro lì crollato. Sì. Passa. Fammi spaccare questo. Ma che curie. Curie. Non posso prenderlo perché non ho spazio. Per grazie, me ne torno a casa io. Non è nulla di che, ma... Me ne torno a casaina. Cine e pippe. Ma io vorrei trovare almeno una grotta, così la segniamo e ci andiamo dopo, perché... Esatto, segnatevela che poi ci andiamo. Qua c'è dello stagno, gli zero, poi prendi. Non sai cos'è che c'hai, perché... No, adesso... qualcosina posso ancora prendere. Pesa lo stagno, eh. Beh. E quindi, ce n'era uno anche dietro. Ciao, pasta del capitano. Ok, c'è una grotta qui. Ed è chi... Però forse è la grotta del troll questa. La lista. Un sacco di legno. Però il troll non c'è, forse è quello che abbiamo ucciso. C'è manco la cassa. Non ci voglio neanche di raccogliere quelle cose. Sono 299 su 300. Io stavo pensando di fare una cosa, ma probabilmente è una cacata. Farci un accampamento nella foresta nera. Non la casa, proprio un piccolo accampamento con qualche cassa. O magari se dobbiamo passare la notte qui al volo. Ma non c'ho voglia. Però io sto gioco ho voglia di fare anche le cose più controvoglia che capito, normalmente fai. Bisogna fare tutte le cose. Eh sì. Ma questi dungeon qui li potrei anche togliere. Sì, tanto li abbiamo fatti. Dopo dobbiamo andare verso The Elder. Cioè la casa piuttosto la facciamo veramente lontana, Marco. Ah, ma era più un accampamentino, veramente tipo quattro mura con dentro mura con i letti e lavoro e casa. Fai una casa. Vabbè, la casa è dove ti senti a casa, amore. Vorrebbero le chest. A casa può essere anche una persona. Tanto i materiali non li puoi teletrasportare, c'è scritto. Vabbè, però almeno le altre cose. Ciao Lisa. Viene bug. Viene bug. Ok. Ma questi non dovremmo spaccare alla Huawei. Dai, andiamo a casina. Buttiamo dentro le robe. E poi io vado dritto senza farmare niente verso il boss. Me ne frega niente. Vado, corro. Sì. E beh, ci dobbiamo andare tutti al boss comunque. Ti avevo promesso. Rublaz. Ciao Rublaz. E Rublaz. Ai ai ai. Ok. Perché devo ripararmi il pugnalino. Ho quasi un carrettino. Magari l'accampamento già vicino al boss, sì, sono d'accordo che ci può stare. Cosa? Vabbè, tanto ma dobbiamo portare le cose, però. Porco volante, grazie. Porco volante, grazie mille. Le farmiamo direttamente lì. Le pelli, più che altro per i led. Sono triste. Può fare lo stagno. No, aspetta, il minerale di rame lo devo. Allora, lo stagno intanto lo butto qui dentro. Poi trick e track. Il carbone, riempite di carbone la furnace, la riempio io. Mettete la legna a fare il carbone anche. Sì, sì, adesso faccio tutto. Non più già. Ah. Però la legna l'ho presa io.
Ah! Che paura, Moro, di Merkel proprio. Ma brucia, Devo fare il legno. Ce lavoro. Ogni peppe di volta. Non si vede un caso. Ok, abbiamo 10 di pe... Ma perché c'è una lancia, un'asta di selce di... L'ho messa io che tanto non mi... E buttala via, scusa. No, magari se qualcuno vuole usarla. Ma chi la vuole usare? Abbiamo il gran soldi. Fra... Le piumette, le ranchi... Oh no, sono troppe. Ma perché? Allura! Esatto, allura. Qualcosa, no. Tunica di cuoio di troll mi farò io. I farai semi di carote, ma possiamo coltivarli in qualche modo? Io ho anche la pigna, vorrei capire. La colada? Pigna colada. La pigna la metto giù dove c'è il cibo per ora, poi vediamo. La facevo su Osu, sta canzone. Ok, mi sono vestito bene, a modo. Fammi cucinare la carne di cervo. Anche se mi rifaccio. Carne cioè, un sacco essiccata di cervo. Non si vede, un merda. Ma vi dirò, io un pisolo me lo farei. Sì. Aspetta, butto robe. Poi ci sono altre 5 pelli di troll da, per fare qualcosa. La faccio io, devo fare io. Io non ho nulla però. Allora fatelo tu. Allora. Volevo fare direttamente una cosa in metallo. Ma credo che quella roba lì vada sopra, sono corazze. Non lo so, Non lo so, Moro, perché c'è... Quindi vuol dire che l'inventario... Ma no, ci serve sicuramente uno zaino, ragazzi, diteci che ma c'è. Ma non so se esiste. Ma perché c'è troppo c'è poco carretto, spazio, Marco. Ma sì, ma la corazza non la porto nel carretto. Che cazzo c'entra la corazza? Perché se la corazza ti conta nell'inventario, non ha un inventario a sé, che era il difetto che dicevo l'altra volta. Non è volta. Che te la metti nello zaino? Ma perché non sto dormendo? Addosso. A logica. Ma appunto, quindi hai meno spazio per oggetti nuovi. Che faccio? Vado in giro col carretto per tutta la mappa? Quando andremo nei monti, prendiamo la barca, vado in giro col carretto, scusami. Sarà un modo magari per la barca c'ha il suo inventario, Allora, ma ti puoi sedere, Eliezer, tu? C'è il coso che ti appoggia per terra. Cosa dovevo fare? Ah, vediamo se posso creare, non so, una corazza o qualcosa. Tu sei benvenuto al mondo. Allora, corazza sono 5 di bronzo, in realtà posso anche farlo. Mettete, aggiungete... Io devo fare ancora la spada, No, allora fai tu prima l'arma. Allora aspetta, ributto giù il bronzo. Vado a fare qualcosa con la... Ributto il bronzo qui. Mi metto a fare altro carbene. Tu sei re di tutto e di niente. Adesso gigante. Ti faccio faccia di serpente. Faccio la tunica. Lo guarderete Sanremo come ogni anno. Sì. Anche se quest'anno sarà un po' meno... No? Sarà un pochino meno la situazione perché non c'è il pubblico. Che per carità il pubblico di Sanremo è quel che l'è. Però almeno facevano un po' di colore. Un po' di... Per finta anche. Dovrebbe iniziare a marzo. Sì, ma inizio marzo o metà marzo, mi ricordo. Forse inizio marzo. Ma tanto adesso avevano trovato uno positivo in una band, quindi stanno vedendo un attimo. Perché per regola dovrebbe essere squalificato. Marzo. Eh no, più che altro se ha preso anche gli altri è un casino. Perché ma poi c'è devi anche aspettare... il piccone di bronzo. Che vabbè, però adesso non... Io dovrei farlo. C'è il coltivatore, una macchina agricola per arare la terra. Ecco, se possiamo piantare le robe. Però sai ragazzi, che io non è un problema, piccone però. Di bronzo forse conviene me lo faccio, perché non ce l'ho più il piccone. E fatelo di... Perché non c'è però normale, perché il bronzo adesso si serve no ragazzi, tanto. Non scrivete nulla di WandaVision, per favore. Ah, lo so che non hai scritto niente, Giusmona, ma era un... mi metto le mani avanti. Bevitore di sangue, un amico assetato. Ma la spada conviene? Ah, io ho visto che toglie come la mia mazza. Sì, però c'ha danno da taglio. E che io ho il coltellino che c'ha danno da taglio e perforazione. Però, penso di martedì, farti danno. Nel martedì parleremo solo di quello, quindi. C'avrà anche più durabilità, cioè il coltellino di bronzo.
Ragazzi, il minerale di rame lo devo infilare da qua dietro, vero? Eccolo qua, è pieno ora. Aspettiamo. Aspetta, io l'avrò anche preso qui. Ma ha caccato fuori il rame. Ecco, viene andare via subito però, perché sennò poi diventa il no. Vabbè, in caso aspettiamo. Andiamo. Sto facendo... Vorrei farmi almeno qualcosa di bronzo pure io. Non ho fatto ma Marco, voglio te aspettare. Nessuno ha fatto roba di bronzo alla fine. No. E dove l'abbiamo usato tutto? Per fare le armi? Sì, l'avete usato per fare le armi. Io non ho fatto un cacchio. Cioè, prima l'ho fatto. Hai fatto l'ascia. Ma dovevo farla per forza, l'ascia. Vabbè, costa 8. L'ascia è obbligatoria. Abbiamo un'arma a testa, non è che abbiamo molto di... No, ma io ho del... Cacchio, aspetta. Col coltellino di rame io, non di bronzo. Andiamo. Via. Andiamo a esplorare. Aspetta, che metto questo. Facciamo avanti, Andrio. Ma non è che poi se lo butta fuori, se non lo raccogli subito, va perso quello lì. No, Marco. Non despawnano le cose a quanto pare. C'è un problema, però. Le armi non vengono riparate. Del coso di bronzo, forgia. Devo andare sotto. Non è chiarissima quella cosa, comunque. Beh, è logica, la cosa di bronzo te la fai nel bronzo. Vabbè, ma ripari per mezz'ora le robe della crafting gratis. Table. Lo so, ma non è una... No, non ho detto che non va bene, però non è così immediato. Non è una repair bench o roba del genere, quindi... Le ripari dove le fai. Io non ho tutta questa stamina, comunque, Moro. Non so come Venite... tu faccia. È perché non hai mangiato, Marco. Non è vero? Aspetta. Ah no, c'avevo ancora la carne da mangiare, però vabbè. Cos'è che c'hai da... Cosa hai mangiato tu? Io c'ho la carne e il lampone adesso, basta. Appunto. Io c'ho due carni diverse e il lampone. Io non riesco. Nether move, che facciamo la onda energetica. I got the move like Jacob. No, le frecce non ho fatto, ne ho solo 58, basta. Ma rubare le palle, che basta. C'ho 41 dall'inizio del gioco. Ma non tu non le usi come me. Infatti non le ho mai usate, anzi se vuoi. Vai. Vieni qua. Se non le usi, butta. Sotto Maior, Gigi. No, prendi ste 20 frecce. Posso niente le mail più toast, come diceva Giampiero Brigatore. Enzo Ghinazzi. Che è pupo, tra l'altro. Dai, andiamo. Veloce, non fermatevi mai, eh. Bronzo, stagno, frega niente. Poi per il ritorno, se è, allora lo facciamo. Però adesso ce ne sbattiamo. Secondo me dovete farmare un po' prima del boss. Ma può darsi, adesso andiamo, non andiamo a batterlo e andiamo a vedere cosa cazzo serve tutto. Facciamo l'accampamento, dai. Volendo, possiamo fare. Sapevate che Pupo e Poligamo, guarda, non credo me ne freghi... Allora, questi sono i dungeon cipa che lipa. Abbiamo fatto. No! Non state... Non sarà a combattere... Che chi se ne sbatte, gli mostro il culo a questi priestling. Ok, dobbiamo andare tutto a sinistra. Ma c'è l'acqua. Ma ci vuole la barca? No, non penso. Vediamo un po'. Allora. Benvenuto al Mogano. Probabilmente con la zattera. No, però si può andare più in su. Andiamo più in su se continua. Se gira verso sinistra o se bisogna per forza di una zatterina. Che si fa facile, eh? Che boss dovete fare? E non so com'è io. Fondo. Non mi sono spoilerato niente io. Tanto credo siano in ordine, quindi. Quello della foresta nera. No, forse serve una zattera qua. Lo colpire. Facciamo la casa qui. No. Facciamo vicino al boss la casa. Vabbè, ma non ha senso farsi la casa. Poi ogni boss sarà in un punto diverso. Che ti fai la casa per ogni boss? Ma scusa, non l'hai detto tu. No, io l'avevo detto nella foresta nera per farmare. Ma sì, ma la foresta nera è qui a due passi. Non ci vuole niente. Cioè, io l'avevo fatto solo per il farming, ecco, per non forza. Per il boss. Allora, fa vedere. Per fare la zattera ci vuole ritagli di cuoio 6, resina 6, banco di lavoro. Dobbiamo farla a casa, ragazzi. Non te la puoi fare dietro, devi fare tutto a casa, non esiste craftare in giro. E ho capito, gioco. Ma che senso ha la zattera
Non è che me la posso craftare e portare in giro, la devo fare proprio dove c'è il banco di lavoro. Quindi bisogna fare per forza il banco di lavoro qua. E allora piovi. Facciamolo qua. Facciamo un banco di lavoro. Volete fare quattro mura? Prendo un po' di legna. Volete? Voglio scorreggiare, Marco. Fammi fare quattro legne, va. Un'altra pigna di diabete. Sta troppo bene. I chiodi che vi sbloccano la banca più grande, ma li abbiamo già fatti. Io non l'ho mai preso in mano, mi sa, sai, devo andare a prendere. Non serve un cazzo comunque, cioè, mi basta la zattera, tanto se devo arrivare da una riva all'altra, però se c'è tanto puzzo. No, il pino non c'è bisogno. Ho 15 di legna. E di più adesso. Il pino quanta gente, ma quanta gente c'è qua? Adesso li buco uno a uno. Dai, dai. Oh, ho detto dai. Adesso arrivo anch'io a livello manuale. Ma stronzo. Dato solo botte a Liezza. Ah, ti piacesse? Ah, visto. Attacco dall'ano. Yeah. Questi danno legna, tra l'altro, pure loro. Attacco dall'ano fenomenale, ragazzi. Ok, fatevi un borgo marittimo, ragazzi. Ma che è? Oh. State buttando giù il... Ma quello è un pino, eh. E sono legne diverse. Non va bene però. Sempre come legno. Non è legna il pino. È una cosa particolare. Io ne ho 31, Moro. Vieni qua, dai. Può bastare. Che vengo lì a fare? Costruisci. Cosa devo fare? Faccio direttamente il banco? Per forza. Sì. Poi però ci serve i ritagli di cuoio. Non riesco a posizionarlo, ragazzi, qua. Non ce ne abbiamo dei ritagli di cuoio, vero? No, ne ho due. Depositati io, ragazzi. Purtroppo. Ne ho due. Ne servono lo faccio qua in mezzo, il banco da lavoro. Farlo lì nella... No, non lo far nel mezzo, Marco. Devi farlo Non posso farlo dove voglio io, eh. Devi farlo... Ah beh, lì forse basta, eh. No, pensavo fosse nella foresta. Qua mi prende quasi fino alla fine dell'isola, quasi. Io torno a casa, qualcuno mi sprinta. Col down mi. Marco? Vieni qua. Ho sbloccato un sacco di... Lo metto qua in mezzo, qua. No, aspetta. Qua la metto sul cucuzzolo della mountain. Vado a casa a raccattare la roba, dai. Vedo anche se farmi. Se riesco a farmi la spada. Deposito di rame qui. Posso creare tre letti volendo. Yeah. Ma tanto devi fare il falò, devi fare quattro mura col tetto. Qua ho fatto la crafting table, adesso ho visto. Facciamo la crafting table, vado via il chap, facciamo la barca e andiamo via. Non ci serve a niente la casa lì tanto. Ma comunque il legno. Ah no. Gatto! Grazie per il ribes. Ciao gatto. Gatto, forse diventeremo fratellini di cuffie. Adesso ci devo pensare. Finalmente venerdì. Allora. Ma non è vero mai, poi, dici. Cosa? Non le abbiamo neanche mai prese in considerazione le cuffie di gatto. Tu mi hai detto sono le cuffie di gatto, però con il filo, quelle che mi hai linkato. Appunto. Vabbè, se cambia il filo, però... Devo andare di qua, porca. Scusa, amore, mi hai dato ragione, non ho capito l'opzione. Ma non sono comunque le cuffie di gatto, non sono uguali. Ma so, tu me le hai detto, io mi sono fidato di te, tu hai detto le cuffie di gatto con il filo. Sono come quelle di gatto, sono, ma... Grazie, Pankhurst. Sì. No, però... Ci sono le Logitech G Pro, che credo sia molto meglio. Costano anche di meno, sono anche un po' in sconto adesso. Io più di così non posso pianare, Liezar. Vabbè, che tanto non ce ne frega assolutamente niente. Allora. Cosa faccio? Poi faccio qualche muro? Vediamo un po'. 8.
Oh, ma quanto piove poi? Ma piove sempre. Ragazzi, guarda, Liezo, ti faccio pure questo. Così se ci vogliamo cucinare due arrosticini, ce li facciamo. Devi fare prima il fuoco, però. Eh? Devi fare prima il fuoco. Sì, no, adesso... non posso buttarlo giù direttamente, lo rifaccio. La rotella. La rotella? È vero. Aspetta, allora, no, aspetta, facciamo un'altra cosa ancora. Sono a casa. Fare quattro muri qui. Prendere un altro po' di legna. La legna aveva. Chiesa, tu quanta legna hai? 13. Okay. O 17, uno dei due, non so quale sia il legno. Legna, cioè la legna, c'è scritto legna, quella normale. Buttamela giù. Vedo di craftare qualcosina intanto. Tengis. Che bello sto gioco. Comunque benvenuti a tutti, belli. Allora. Ho preso il pippo. Non c'è erbo, Liezar? Ma lo taglio uno degli alberi bianchi. È vero che io la legna non l'ho presa in mano mai, quindi potrei... averne il bisogno. Non ti senti più riposato? Merda! Così ti dispiace. L'ha presa vicino malissimo. Dove siamo c'è una grotta di control dentro. Buono. Che cazzo dovevo fare? Questo non muore. E se volete farlo. Ambecille, muori. Ho preso un po' di muore. Mo mi faccio la spada. Immomi! Pavimento... devo fare anche quello, aspetta. Qual è il pavimento? Eccolo qua, il pavimento. Può attaccare? Requisito mancante. La pietra mi serve, Liezar. Dimmi che ne hai un po'. Ma la trovi tutto intorno a te, dai. Madonna, che lancio, Liezar. Scottie Pippen. Allora, mi serve il pellet. Quanta ne serviva di pellet? Non te lo dico, posso guardare, certo. 6. La resina 6 e 20 di legno. Ma la resina manco la porto, tanto l'avrete sicuramente farmata lì. Io ne ho due. Ne ho io due. Si fa volendo, però. Ne ho due anche io, vedi, a posto. Spada di bronzi. Ne ho trovata una per terra, Moro, siamo a cavallo. Anch'io ho trovato una per terra. Scendi. Irla. Vai, così ho fatto la spada. Quindi la mia era veramente un godderia questa. Sì, era godereccio. Metto qui. Ma si è alzato. Ah, no, ok. Liezar, io non ho il piccone, mi rompi sto cacato. No, si è alzata la marea, aspetta che ce l'ho paura. Ah, merda, non si alza l'acqua e quindi non riesco a scappare. Cabron. Due. Posto, torno dai pettini. No, devo rimettere giù un po' di pelle, non la porto tutta, va. Non è il caso, non mi sembra il caso. Allora.
abbiamo questo piccolo bugigattolo. Ezzar, se vuoi lì di fianco puoi fare anche il... C'è bisogno di legno normale qua, appena lì la legna. Eh? Vado a prendere un po' di legno. Ah, sì. E qua me lo... però il fuoco, Ezzar, devi appiattire... No, poi lo facciamo. Devi appiattire qua, il fuoco è quello che costa me. Io non c'ho il piccone, quindi... Oh. Arrivo, boys. Certo. Boys, pipiri, pipiri. Questa era Moro? Era Cristina Salerno. Sabrina, Moro, quasi. Un sacco di gente. Quasi, no? Dai, però sono stato bravo. Mi merito un premio, Marco. Però avevo sbagliato, no? La gente che sbaglia e si merita i premi. In Italia è piena. Guarda noi. No, noi facciamo solo figure di merda, Marco, e non prendiamo nessun premio, quindi... Però... Salutiamo Cristina Salerno. Immobile! Ha preso la Batmobile! Ora è mobile! Torno Pierluigi Paride. Io qua voglio abbassare... Sapete che si possono anche allevare tutti gli animali? Questa è una cosa magnifica. Non ho idea neanche al pensiero di come poter fare. Però Ezzar, mi servi tu col picchione? Un attimo. Preso, non ho provato mobile. La spada, non ho provato. Swing. Swing le parole. Swing. C'è anche l'affondo. Magari l'affondo fa danno da perforazione. Non avere paura. Stare con persone. Questo era cosplay degli X-Men, era Nightcrawler. Che bello che è anche lui. Allora, niente a che vedere con gli Avengers, ovviamente, eh? Ci mancherebbe. Guai a loro. Bestia, l'ho spaccato a merda, sto scemo. Fortissimo, ragazzi. Sono il più forte del mondo. Ezzar, fammi un favore. Aspetta che sto cercando di fare il tetto. Ossia, devo venire verso nordi. Tutto a nord. Ah, stai facendo la casa? Ho fatto una casettina. Un gigato. Sì, è un buco. Ma non serve un cacchio lì. La facciamo dall'altra riva. La facciamo lo stesso. E com'è? Tanto non è che ci sta pesando tanto, ho preso tutto qua intorno. Lo so, ma prendeva la roba, la portavano di là e facevano la casetta di là. Giusto per avere... Anche perché poi sennò non puoi usare il banco da lavoro se non fai il tetto, quindi comunque devi fare... no, devi fare il tetto, sennò devi farlo comunque. No, non puoi usarlo direttamente, però la zattera la puoi costruire. No. Sì. Se tu fai E sul banco da lavoro... Ma non devi farla E, devi fare col martello la zattera. Non allora, ti serve. Ti serviva il banco da lavoro? Per fare la zattera, ma non la devi fare sul banco di lavoro. Ti serve avere il banco di lavoro vicino. Allora possiamo anche interrompere lì, Ezzar. Tanto qua c'è già il tetto. Adesso quindi. Voglio coprire quel pezzettino. Ah, beh, sì, il buco sì, però dico possiamo già lasciarlo io così. Voi spaccherei tutto, riprendere le legne. Vabbè, tanto quando andiamo via ce la spacchiamo. Vabbè, non la fare, ma che sprechi roba. Ma ne ho ancora 22, Moro. L'ho fatta con 4 pezzi di legno, sta cacata. Veramente ho buttato giù un albero ed era fatta. Sento freddo, ma con la mia pelle di troll non è possibile. Datemi la resina, regas. Tieni, ne ho 7. Ma vaffanculo, 7. Adesso sono troppa, mi fa schifo. Allora, 8. Allora, la metterei qui la zattaira. Cosa mi manca adesso? Mi manca... Ah, la legna, datemi 20 di legna. Qua. Ce ne ho 12, me ne serve 8. Oh. Posto. Mi date altra 12, siete proprio degli infami. Sono pignolo, lo sapete. Azzattera. Oh, Amoru. E fai sta azzattera. Voilà. Pensavo fosse più piccolo. Vabbè. Aspetta, Come si guida però? Uno solo fast, guida e l'altro si attacca. Come io si mi fa? Vale, salta. Non posso saltare. Come troppo lontano a cose. Oh, torna sulla. Torna sulla riva e salta. No, vaffanculo, ma per forza. Eh beh, che devi fare? E se cadi in acqua muori. Ok.
Grazie, Ralcio di Cigore. Ma infatti noi cadremo in acqua, probabilmente. Oh. Anzi, fammi stare in piedi, no, è vero. Grazie, Ralcio. Ah, dicevano di premere sulla scaletta, poi, eventualmente. Ma non c'è nessuna scaletta. Sai quello che fai, Moro? Io ho messo massima velocità. Sì, ma devi direzionare per il vento, però. Ma dove dobbiamo andare? Fammi vedere. Eccolo là. Dobbiamo andare a The Helder. Per cinghiali è facile. Fai un recinto, ti fai seguire e poi li chiudi. Basta che la vela la comandate... Chi è che l'ha girata? Ah, per fare... No, no, nessuno, Moro, nessuno. Io non ho proprio preso in mano la, il coso, mi sono solo seduto. Vedete, siamo... No, forse si può fare... Si può fare... Ma quello è Yggdrasil. A me è venuto fuori scritto oceano gigante. È Yggdrasil. Ma buongiorno. Ma me ne sono accorto adesso, io non l'avevo ma mai visto. Ma come? Sì, non l'ho visto io l'altra volta. Sempre. Oh no, ragazzi, io secondo me moriamo tutti. E se perdiamo le cose è un casino, perché... Comunque, si può fare la farm di cinghiali, ragazzi. Hai letto Oicek? Sì, ha scritto che si possono allevare tutti gli animali. Vabbè, lo davo per scontato, Tercole, che c'era Yggdrasil, però non l'avevo visto in prima persona. La direzione persona. È giusta. Ah, ma ci saranno i mostri marini? Ma gli Zar, vaffanculo. Eh beh, teoricamente... Forse l'ho visto, non mi ricordo. Ma siamo lentissimi, voi. Piano piano. Mangia, si diverte. Ma è stata una musica... L'acqua è diventata neutrale. Fulvius, grazie Fulvius. Mille. Speriamo non parta il temporale mo, che se no è un casino. Da mangiare ce l'avete, il pranzo al sacco ce l'avete. Sì, sì, abbastanza. 10 più 8, dai. Caso lo facciamo anche lì. La direzione è giusta, comunque. A me comunque la vita, cioè allora, più di 80 non mi fa salire, ma forse perché mangi solo di due merda. Tipi di cibo. Sì. A parte perché non ne mangi tre, scusami. Perché non l'ho trovato. Prima avevo i mirtilli, li ho finiti e poi non l'ho trovato. Ma la carne, cioè la carne del neck, la carne... No, ho preso normale. Solo quella cotta normale io. Con i funghi anche lì. No, ma prima avevo i funghi e i mirtilli, li ho finiti e poi mi sono rimaste queste due. No, io sto gioco lo amo, vi giuro. Veramente prendessero tutti esempio. Però la grafica fa schifo. Sì, come fate normale. A giocare un gioco così con la grafica che fa schifo? Imbecilli. Magari giocano Minecraft. A me piace anche quella di Minecraft comunque. Ma non è vero ma sta, che dai creatori di Satisfactory comunque. Ma sta cosa... Devo girare un pochino. Sta marcia funebre in sottofondo la sentite anche voi? Che mi è sto perché deprimendo. È il funerale vichingo, Marco. Ma non è morto nessuno, quindi ci sta prendendo. E adesso ci arriva la freccia e moriamo. La freccia preludio. Infuocata e... Sì. O stiamo andando a morire e lui lo sa già. Perché ha detto, guarda sti coglioni, nell'oceano con la zattera, che cazzo dobbiamo fanno? Girare però, se no andiamo troppo. No, che dobbiamo girare, oh. Eh sì, se vedi dove? La direzione che stiamo facendo andiamo... A speriamo. Destra dobbiamo andare, dove dimmi? Leggermente a sinistra. Ah, porca puttana. Sì, fai anche non leggermente... Così, basta. Vabbè, no, dovremmo vederlo se andiamo così. Io girerei ancora un po' lì. Ancora leggerissimamente. A sinistra? Sì, a sinistra. Dobbiamo creare questo fallo abbastanza omogeneo. Okay. Allora, io ho visto soltanto un attimo, mi sono spoilerato soltanto la neve di questo gioco, perché ho aperto un attimo ma la live. Siamo stati. No, era proprio una... c'era proprio una buffet, non so cos'era, una roba che non ho mai visto comunque. O magari se l'abbiamo incontrato non mi ricordo, magari. Può essere. Ed era una roba, una montagna incredibile. Devo mangiare? Sì, no. In solo credo sia difficilotto come gioco. Ma in realtà ma più no, che difficilotto credo no, sia... In realtà, Che non è così tanto difficile. Almeno io ho sentito. Minchia, devi combattere i combattimenti, noi sdrumiamo tutti. Da solo non ce la fai così facilmente. Diceva io. Il fatto è che è semplicemente molto più. Semplicemente è più lungo da solo. Io sentivo Go Easy sempre in quella live che vi dicevo poco fa. Che diceva che lui proprio in quel momento stava dicendo che lui in realtà non sta avendo grande difficoltà a fare le cose. Poi vabbè, magari lui no, vabbè, ma non, non lo cioè, so. È che semplicemente. Credo sia indubbio che è più lungo, semplicemente. Ma per forza quello, penso. Cioè, noi abbiamo fatto le grotte dei teschi. Poi c'è da dire teschi... che da solo tutte le risorse te le usi tu, quindi magari ti fai anche subito sì. Tutto di bronzo, tutto di... Cioè, le grotte dei teschi da solo, dubito, le fai facilmente come le abbiamo fatte noi. Quanto poi mi piace di più l'idea di farlo in gruppo. Manca ancora un po', Moro. Siamo neanche a metà. No, un pochino... Metà. Io girerei ancora un pelo a sinistra. Sì, leggermente.
Ok, va bene così, va bene così, va bene così. Aspetta. Vabbè, tanto no, non è vero, bisogna perfetto, vedere, perfetto. Bisogna vedere dove la costa poi. E poi che ci sia la costa, magari. Non è bilancio anche in base ai partecipanti, non ne ho idea. Non, so. Non penso, non lo so. Non l'ho letto da nessuna parte, quindi non ho idea. Ora è Bobile! Non ci stiamo muovendo? Come no? Bravo, Vector. Dall'altra parte. Comunque sì, la vela gira da sola in base a dove è il vento. Okay. Amici, per partecipare al giveaway dovete, se siete registrati a Instant Gaming, soltanto cliccare sul link che ha appena messo Vector. Cliccando il link selezionate il vostro gioco e provate a vincere. Non costa nulla. Costa la registrazione a Instant Gaming che probabilmente già avete, quindi non è... Che non costa comunque. Non costa, esatto. Al male che vada rimanete delusi, ma tanto la vita è fatta solo di delusioni, quindi che problema c'è, voglio dire. No. Celeste, tra l'altro, l'avevo visto che costava tipo 4,99€ ormai, quando hai sconto su Steam. Sì, potete scegliere anche le card eShop nei vari, nelle varie situazioni. Insomma, no, decidete siamo voi. Lentissimi. Col vento prossima veramente ci... contro. Alza la volta ci facciamo il Titanic. Provo ad andare un po' più a sinistra. Poi no, che già stiamo sbagliati. No, no, stiamo sbagliando completamente. Ho capito, ma andiamo proprio giù. No, ci allontaniamo. No, siamo, però, siamo proprio sbagliati. Mo. Non ha senso, scusa. Stiamo andando da tutt'altra parte. Oh, aspettiamo allora. Per forza, perché sennò andiamo veramente alla parte opposta e torniamo, facciamo un giro che non ha senso. Magari si trasporta la no, corrente. Togli la vela e vai solo di remo, si può fare? Non c'è il remo? Dov'è il remo? No, ma secondo me l'ha scritto per trollare, non ma è andatevene vero, a fangulo, stronzo. Cioè, non vedo remi, quindi non so, o si può craftare col martello, fammi vedere. Provate a picconare l'acqua. Fai V una volta sola. Ah, il remo V una volta sola. Voglio farlo anch'io. Non puoi, Marco. Non è no, V, di... è V doppia. Ah, allora. Proprio sto credo che sia terra davanti a noi. Ma, Liezar, come fai a dirlo? Non vedi il non sullo vedo sfondo. Assolutamente. Ragazzi, comunque la sullo sfondo sull'acqua... non vedi che c'è una striscia nera più scura. Cioè, ma per me sono nuvole. Ma sono montagne. Sopra ci sono le nuvole, sotto ci sono le montagne del... Ma guardate la luce con l'acqua, a me non dispiace per niente comunque. Però me la tengo la torcia, metti che abbiamo da far roba. Stai riscaldando. Adesso magno che c'è un po' più di luce, Liezar. No, adesso dire, si vede come... meno di... No, si vede un po' la linea, però non so se è proprio... Ma io non vedo un cazzo, non so cosa semplicemente sbagliato vedendo. O... Amici, amici, e poi ti rubano la bici. Sai che dobbiamo poi fare una casetta di là perché tornare a casa oggi non ce la facciamo. Perché stiamo direttamente di là. Ma i letti detto. Quanto costa? Sì. No, quanto... i letti costano poco, sì, è veramente facile. Marco è l'unico romantico che nota riflessi. Io sono molto romantico. Anche troppo. Faccio solo, vomitare qua. Gli alberi. Uno, però si vede. Vedo. Certo che sempre controvento anche su sto gioco, però non ce la potevano fare, dai, oh. No, no. Senza vento! Però che bello, no, fare queste avventure, non è tutto, non fai tutto subito. È tutto, bello, io a me piace. Devi prendere la barca, organizzarti, prendere la barca e andare nell'altra sponda. Sì, la faremo. Dopo, quando siamo di lì su quell'isola lì, faremo. Cerchiamo un po' di là. Facciamo adesso il chiodo, facciamo la barca. Ci allora. Facciamo un'altra base, sì. In collina. Mm. E ci farmiamo tutto lì. Faremo uguale all'altra la barca. Sì. Perché... Poi in caso un giorno torneremo a riprendere le cose di là, magari ci trasferiamo completamente di qua. Ma tanto poi le robe... Ma tanto se facciamo la barca la rifacciamo più velocemente. Ma tanto poi tocca, esatto. Tornare, tocca tornare di là, gli Zan, una volta. Beh, non è detto, bisogna vedere dov'è il boss dopo, magari... Tanto bisogna portare comunque il... Ah beh sì, quindi... La testa là. Ma se noi adesso che attracchiamo di là, lavoriamo per farci la barca buona, poi la tratta sì. Sarà più decente in teoria. A parte che bastava avere il vento a favore. Più avanti costruirete i portali. Buono. Ecco, quello sarebbe figo. Sì, ma infatti c'era scritto non puoi portare alcune risorse nei portali, ma intanto è già qualcosa.
Palem è bello, ma vuoi di più? Tu, sei, grazie, tu sei bella. Quando è che giochiamo ancora? Vezzo, no, ma basta di illudere sempre le belle. Ogni volta. Non lo fai mai! Ma non è vero, è che ma non poverina. La sento io, la sente Vector, io che ne so, scusami, mica ci parlo io con Otacon. Proprio il mago dell'illusione, sei Marco, no. Illusionista. Quanta luce. Ah, già, lascia perdere che adesso mi devo anche riscaricare Fortnite per la terza volta in un mese, probabilmente. Ecco, chi ci devi giocare? Dai. No, con nessuno per adesso, però non rischi WandaVision. No. C'è Flash, però, di Grand Gusty. Lo installerà domani, dritto davanti a noi. Installato. Grazie, Lino Barattolino. Grazie, Barattolino. C'è uno spawn. No, Barattolo, no. Quando ci dai, gli tiro una freccia. Dobbiamo far fuori lo spawn. Ma con le frecce gli fai danno, eh. Eh sì, al mio pene, adesso. Marco. Vado un po' troppo alta. Adesso prendo fuoco la foresta. Preso? Oh, presa. Da qua dici? Sembra perfetto, non lo so. Proprio. Ah, era perfetto da qua. Sicuramente lì è arrivato il maga mago al cacchio. Guarda che mira che ho però. No, troppo guarda se alta. Non sono stonks. No, troppo bassa. Questa è troppo bassa. Prendete anche la pietra che non ce l'abbiamo, ragazzi. Distruggi la pezzatra poi. Perché? Ah, il mio perché non vorrei che poi col vento, se arriva una tempesta, te la porta via. Vabbè, piuttosto la porterà via, perché la devo distruggere? Perché ti ridà un po' di materiale. Ma no, la. Quindi strack. Sta qui. Ma che pesci che ci sono qui? Ma come si pescano? Ragazzi, rompete che ho finito la stamina, purtroppo. Guardate che dribbling qua. Oppla lai. Buona. Mena gli Yezar. Non ho più stamina. E anch'io. Sto fortissima la spada. Attacco del Pinel. Questo non ce l'aspettava mica lui. Ergo. Ah, io devo prendermi di nuovo adesso la. Da mangiare. Oh, il fiume per la freccia. C'è una struttura. Usiamola. Può trovarmi di nuovo gli uccelli. È uno scheletro. Aia. Lizard. Ma for cortesi. Caro sta. Questo c'ha lo schiuto. Ma che vuole questo? Yeah. Beh, poi. Ma scusami. Ma scusami, non riesco a fargli perri. Figurati, mo, non ti preoccupare. Ma vaffanculo, va. Minchia, da perforazione gli faccio. 88. Beh, 88. Mi servono gli uccelli, ragazzi, l'ho fatto scappare. Ma no, come si sale qua? Perché allora, si incastra. Cosa c'è laggiù? C'è qualcosa su. Allora, intanto io andrei a vedere l'altare. Laggiù c'è qualcosa, però. Costruiamo non proprio di fianco, però Marco, lì vicino. Aspetta che c'è un uccello, ci penso io, Vai, mi servono le piumette. E anche la resina, ma quella non è un problema. La prendo io l'uccello, aspetta. Cioè, da quella distanza non pensavo di dover puntare 6 metri più in alto, però va bene, dai. Ah, ma è già qua l'altare, proprio qua sulla costa. Sì. Fatto. Ok, che sei seguito da 7 lo so. Ma vaffanculo, che è lentissimo l'affondo. Sarà uno scheletro. E se lo combattete tra di loro, lascia il combattere. Ah, bello. Guarda, guarda. Ragazzi, ma le scale per noi non vanno bene, non funzionano. No, si è girato. No, le scale quelle lì sono fatte di Merkel, purtroppo. Come le prendo le piume là sopra io? No. Non le prendo, ragazzi. Allora. Altare. Che bello. Che belli, sono diversi, pensavo fossero tutti uguali io. Allora, pietra pudica. Ancient brucia bowl. I loro giovani. Ancient bowl, uno di 8 ne servono. Che cazzo sono le ancient bowl? Non lo so. Dovremmo prendere in qualche grotta magari. Perché mi dice. Perché quelli che prendevamo erano i core, non erano. Magari sono animali che sono di qua, su quest'isola.
Ah no, le Ancient... No, aspetta. Quelli erano gli Ancient Seed, quelli che avevamo. No, ma non lo facciamo adesso, boss. Non facciamo in tempo. Un uccello, fermi. No. Fermo, Moro! Ah, scusami. Qua c'è una grotta qua sotto, comunque. Dobbiamo farla prima di fare no, la base? No, no, facciamo prima la base, che se muori respawni a caso. Sono entrato un attimo per vedere cosa c'era scritto. Camere funerarie, quindi sembra brottimo, brottimo. Dove ci defenestriamo? Facendo i pini non ci dà legna per far la casa, no, non però, la possiamo beh, usare. Sono alberi normali. Quindi. No, questi sono tutti pini. Gli no, qua dietro. Sono pini dove? Questi. Vicino alla costa. Non... Ah, sono tutti questi alti, sono tutti, tutti pini. Gli Ezra. Questa è una cavolata, però potrebbero fare che... Cioè, a fine è sempre albero, Ma perché puoi fare... Con la legna di pino, in realtà la puoi fare, però aspetta. Cos'è quello storage che ce l'ha? Io non ho mai provato. Però non lo so, volevo andare possa. A vedere. Edificio. Uno di legno, 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 legno. È uno scheletro. Ragazzi, io ce n'ho di legna comunque, non è un problema. Due scheletri, ora vieni da mano qua. Hai capito? Io ce l'ho la legna, non botto, ragazzi, la sto formando apposta, ne ho già 60. Beh, è quella di... Quella normale, cioè io. Ah, ok. Io l'ho fatta... Hai dato farma un sti a quanti? Ma quella cosa ha attaccato il furto. No, ve la droppo se volete, così vedete come farvela. Io non ho neanche il piccone. Aspetta, fa vedere qua cos'è. Può entrare. Io la farei qua. Una grotta, Ma sarà una grotta piena di scheletri. Sì. Queste legna normale. Oh, guarda laggiù, ci sono alberi secchi. Dai, della palude? Ma potremmo farla qui, comunque. Non è male qua, sì. Effettivamente. È che qui però c'è lo spawn magari di scheletro, ho paura che... E banco qua. Servono piume. Ma non c'è una gas, speravo ci fosse una gas. Ma è lentissimo fare il penis. Dove vogliamo farla quindi? Facciamola lì. Facciamo qua, buttiamo giù un po' di alberi. Ci sono anche questi qui per terra. Questi qui per terra danno legna anche i tronchi questi qua. Sì. Vabbè, facciamola qui adesso però. Buttiamo giù un po' di legna, poi facciamo la... Io ce n'ho già comunque di legna, ragazzi. Ripeto che l'ho appena farmata. Inizia a fare la base. Faccio la... aspetta, allora, fammi spianare un pelo qui. Era tradotto bene. Sembrava effettivamente una traduzione fatta col culo. Brucia i suoi giovani. Albero mi sta sulle balle, lo butto. Qui c'era una cassa con delle frecce, Marco. Te le fotto io. In caso te le do. Ok, qua ho fatto un ripiano più o meno omogeneo. Ok. What? Ho finito la legna? No, scusami, com'è possibile? Ah, sto sbagliando. Serve il banco da lavoro prima, no? Sì. Ah, già, è vero. Porca. Sto combattendo con 6 peni. Fatemi riprendere la stamina, che è lentissima. Questa è una merda, veramente. Però. No, sto trasportando troppo peso. Ma mi sposta. Attaccami, coglione! Ah, perché io sto portando 13 di mirare di stagno. Dobbiamo farlo. Dobbiamo cuocerlo poi. Non ma ragazzi, qua la terra è sbagliata. Mangiare... Piuttosto ti fai una cassa, Lizard. E no, non possiamo creare quella cosa? No.
Vabbè, ma è tutto sbagliato. Cioè, dobbiamo prendere il core per fare la fornace, quindi... Magari in qualche dungeon qua ci sono. Lì c'era la caverna, quella funebre. Ti avevo promesso. Beh, ma ragazzi, qua il terreno è tutto sbagliato, però. Devi farla rialzata, come l'abbiamo fatta di là. L'ho fatta... ho fatto la cosa per terra per il banco da lavoro. Vabbè, ma non serve farla grande, Non è che serve farla gigante. No, è solo... solo devi metterci i letti, le casse, le fornaci, guarda, tutto. Il problema è qua. Perché qua non mi fa mettere... dovevi farla più alta, è sbagliato a farla così. Vabbè, questa qua tienilo per il basamento sotto. Adesso fai i pilastri. Sì, no, infatti la possiamo Ma non puoi fare... No, aspetta, allora. La puoi alzare, sì. Già che siamo così... Grazie, Matthew. Grazie mille. Puoi fare la scala e inizia a fare le cose. Qua rompi che ci facciamo il falò. Largala uno di qua, in caso. No, ma va bene. Io la alzerei direttamente e farei la scala. Fai tipo il secondo qua. Piano, fai. Qua facciamo... Da qua ci facciamo partire il falò, che tanto quello serve. Ma il carbone pesa così tanto. Moro, spostati. C'è anche il calderone da fare. Ma no, la scala perché l'hai fatta qui? Facciamo il piano... No, togli sta scala qui. Perché? Perché è una merda. Devi farla lunghissima per fare un secondo piano, Marco. Parto da più dietro al massimo. Non però. Puoi. Da qua? Sì. Perché hai visto quanto è bassa quella scala? Ma ci arriva, dato basta che ci stiamo noi sotto. E che è più bella questa altra fa schifo. Ho capito, ma quella lì ne devi mettere quattro. Questa fa vomitare, quella delle fortezze, questa qua. Marco, falla, allora. Ma è terribile. Poi vedi. No, ma viene bassa, però secondo me ci può stare. Aspetta, vediamo. Vediamo come studiarcela. Faccio un test, vediamo. Così. Allora, è difficile. Devi fare altre due. E tu la fai qua. Poi qui chiudi. Marco, guarda. Faccio un muro. Devi... Io qua posso fare così. Copriamo di muro qua perché no, qua non mi piace. Però legno anche io. L'unico problema in realtà è che qua sopra non posso piazzare quella. Ah no, sì, la posso piazzare col muro. Faccio così. Qua bisogna fare la cacca fumaria. No, questa è messa male. Perché viene male qua? Non mi piace. Cosa succede qua? Ho finito la legna. Che è? Non mi piace. No, è giusto in realtà se guardi, ma sembra sbagliatissimo. No, è sbagliatissimo, Marco. L'hai messa troppo attaccata alle scale. Ma perché guarda? Fa caccare come lo mettevo, mi faceva schifo. Scusami, Mettilo al pelo del... Lo metto così. È giusto. Oh, mi sembrava sbagliatissimo prima. Fotto la legna caduta. No, se vuoi farla meglio, se vuoi farla meglio, finita la legna. Devi mettere un piano qua. Togli le scale, metti il piano e fai le scale che salgono di qua. Non so se si poteva fare. Aspetta che adesso se non vuoi prendo fare altra legna. Scalino lì, schifoso. Aspetta che prendo altra legna. Poi la allungherei almeno di uno qua. Però guarda che belle che sono ste scale, io le preferisco. Ma sono più belle, solo che hai visto che cazzo hai dovuto fare. Ma tanto giù non ci stiamo, che si frega, andiamo sopra. Facciamo lo scompartimento giù, facciamo le casse. La roba di bronzo di Ram usatela poco, perché se vi si rompe non ci abbiamo per ripararla adesso, Adesso farmeremo comunque di nuovo. House Flipper, sì. Ho allenato tanto tempo lì. Da un pippo di niente qua. Devo prendere questi. No, Marco, cosa vedi? E quanta legna avete? Niente. Sto portando un po' ancora. La porta è... Dove la volete fare? Ma qui è uno schifo. Io ne ho altri 34 di legna, ne faccio ancora un po'. C'è una cassa, quella che hai preso le frecce, mi sa, Moro. Sì.
C'è un albero incastrato in una pietra e becco la pietra se prendo l'albero, non posso farlo. Vale, vedrai che andrà... Oh, oh. E poi tutto a posto, tipo qua. Che auguri, torno a casa. Andrà bene. Che auguri ti devo fare? Di pronta guarigione, se sono gli esami ti andranno bene. Anche, Di fare qua l'ingresso, però. Salute a tutti. Questo. Ottima salute. Vedi le scale. Bello. Quanti rompe i coglioni sono arrivati. Ma è multiplayer come gioco e anche single player. Se fai amici. Pacca pippi. Ragazzi, posso dire Stonks? Questa casa mi piace più dell'altra. Solo per le scale. Ma quanti ne stanno arrivando? Ma porca lavoro! Cazzi, Stonks, direi, no? Emma. Emma Hanculo. Emma. Ma Stonks. Consuma molta più stamina, però, la spada. E non è più bella sta casa, guarda che lavoro. Come si fa la porta? Col martello. Ah, oh, merda, non c'ho la legna. Col martello. No, l'ultima, ma dai, mi manca l'ultima tavoletta di cioccolato. Non c'è il legno, no, sto per morire, ragazzi. La mia OCD, venite qua, vi prego, droppatemi della legna. Ma non c'ho legna. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare, fammi prendere sti due cose. Tra l'altro ho finito l'ascia, ragazzi, sto finendo l'ascia, eh. Beh, puoi ripararla adesso, tanto? No. Cioè, non ho rame. Eh sì, io non ho... Che fregato. Ah, ma non è ancora non risulta ancora che abbiamo il tetto, effettivamente, quindi... Non risulta non abbiamo il tetto. Lo stagno è qui, però, ragazzi, se avete il piccone, lo stagno è qui, intanto. Ma non lo prendiamo neanche, non possiamo processarlo, tanto. Per ora non possiamo, poi se troviamo dei cosi per fare la fornace qua sotto, sì. Allora, Ovviamente. Quanta legna c'ho adesso? 27, arrivo. Ma devi fare un altro rialzamento. No, però in realtà forse. Tanto, no. Se qua sopra ci mettiamo solo i letti, in realtà basta. Sì, sotto ci mettiamo le casse. E... ma basta solo un pezzo solo così. Fai magari il tetto spiovente, così c'è più spazio per muoversi. Ok. Ok, fai il tetto. Tetto quale volete. Sì, ma che era uno di cazzi qua. Quello di paglia, per forza. Ma è veramente basso, però quello di paglia. Ah, beh, tanto qua devono solo venire a dormire. Che ci frega. Cioè, non ti devi muovere qua, cioè, semplicemente basta che... Vuol dire quello è basso, quello di paglia? No, devi fare quello... No, quello... La chiusura, dite? Quelli... E allora... Il tetto di paglia 45. Il muro di... Eh? Il tetto di paglia 45 gradi e il tetto di paglia... 45 gradi convesso, fai. No, ma falla come dirà, non lo fare a cono, fallo a... Possiamo fare così, faccio gli angoli. Ma non, no, ma con gli angoli... Perché? Allora, a parte che non l'avete fatto alto abbastanza. No, lo so, amore, è quello di cui stiamo discutendo. Perché non l'abbiamo fatto alto abbastanza? Se fai così, viene giusto. Ah, che scherzo. Stiamo discutendo di se quello. Se viene così, in realtà, viene giusto, se tu alzi il tetto qui, sì, è ma abbastanza se fate alto. L'altro, come abbiamo fatto nell'altra casa, secondo me è meglio. Perché? Qual è l'altro? Lo fai senza gli angoli. Ma è più brutto, però. Ma così è più bello. Lo fai così. Con... Aspetta, ti faccio vedere... E così è una casa vera. Eh sì. Vuol dire anche l'altra è una casa vera. L'altra è una catapecchia. Questa è una casa questi. Vera. Ma preferisco di paglia io. Ma non si consuma meno materiale con quella di paglia, perdone. Io preferisco di paglia. Non so. Qual è voi, che... Facciamo quello ma che aspetta, consuma ma meno. Gli alberi normali, quali sono? Questi qua sono alberi normali, non sono... Scusa, la paglia cosa serve per fare la paglia? Facciamo quello non che costa non meno. Non esiste la paglia, Marco, è tutto non esiste, legna. Sempre legno. Ah, è tutto legna, ma allora non cambia un cacchio, fate come sono vi pare. Sono due di legna per quello, due di legna uguale, farlo non, con la paglia. Non cambia niente in termini di consumo. In termini di consumo non cambia niente, allora... Ma a parte che la paglia la metti anche nel mio Lizard, quello lì serve solo per farla a... No, ma preferisco gli solo angoli da un così. Lato gli angoli farla di paglia... a punta. Che... Gli angoli di paglia spezzano, quindi preferisco anch'io rispetto al legno. No, ho rotto l'accetta. Merda. Non è vero che spezzano. Sì, perché è tutto legno di paglia. No,
C'è il legno e poi la paglia. Ma anche con questo c'è il legno. Non è che fai tutto di legno il tetto così, eh? Ma non spezza l'altro tetto. Questo sì, invece, da fuori. Mi piace di più. Questo spezza perché hai uguale, tutta la parete di legno e poi c'è la paglia spiovente. Cazzo, sama, da fuori, morto, non è difficile. Da fuori. Ma c'è comunque la paglia. Che senso c'è comunque la paglia? Non è che lo fai tutto di legno il tetto? Lo diciamo così e basta, vai. Ma non ho, non so quanto alle, perché ho finito l'ascia io, ragazzi. Anch'io l'ho finito. Aspetta, lo vengo a fare. Allora, poi serve. C'ho un po' di legno io, ma io non c'ho mai la stamina. Ma com'è possibile che sono così pesante? Ma come, Samuel? No. Così dici, Liezza? Cosa? Aspetta, dobbiamo chiudere bene qua. Posso vedere. Non posso costruire veramente nulla. Ripara a livello B. Questo effetto. Aspetta, vengo a fare il tetto. Quali usiamo per continuare? Eh? È per continuare qua in maniera simmetrica. Inizia a fare quattro angoli. Sì. Non mi spostare, però. Sto mettendo l'angolo, ma. Che cacchio ne so, sto facendo. Ora metti quelli a 45 gradi dritti di fianco. Perché non so come. Ok. Questo in teoria è così, no? Giusto? Questo qua è? Voi lo vedete? No. Non lo questo qua è? No. Qual è? Non è vero. No, che aspetta, sì. No, non è quello. No, in realtà sì. No, che non era quello. È quello più era lungo, tutto infinato delle balle. Io lo vedo giusto. Eccolo qua. Pensa, mi sto mettendo io questi. Eccolo qua, vedi, era questo qua. Ah, no, ok. A posto. Poi sopra facciamo... Ma sopra possiamo anche chiudere con quello di legno, in realtà, così. Ma no, ma non funziona, non funziona. Quello non è tetto. Ah, non funziona, è vero. Dobbiamo mettere il tetto per forza. Va bene. Okay. È bello così. Ah, così c'è anche spazio per muoversi bene. Molto fico così, secondo me. Puoi fare anche un piccolo soppalco. Mi sembra. Mi dà più l'idea di un edificio vero così. A me fa caccare. Vabbè, ma. Che bello che è. Ok, letti e siamo a posto. Ah, no, adesso si può riparare le robe. Quindi. Olie. Riparazione. Eccoci qua. Ok, non... io mi attacco. Dai, guarda che bella casetta che da fuori. Però io non mi posso fare la mai porta. Più l'ascia per adesso. La porta, aspetta, fai quella normale. Ma la porta, posso farmi quella normale per adesso. Servono neanche tutte le mura, servono gli Ezra. Dobbiamo fare le robe. No, le mura servono per costruire. Non è vero. Cioè, puoi fare anche due pareti e basta. Fare una tettoia con. Ma funziona, ma c'è uno stronzo, c'è qui. Ho messo al contrario, vabbè. Lascia di Pietro Smusi, eccola qua. Servirebbe un po' di aiuto, ragazzi. Certo, Moro. Sono un po' impegnato tutto altro. Fatto che non possiamo neanche riparare finché non abbiamo l'altra cosa. Ma quanta gente c'è? Sì, sta arrivando un'ondata. Ah, è l'ondata, sì. No, però non è uscito fuori. No, non è uscito. Non ho più niente, fammi prendere. No, vado solo di ram. Ci sono in giro, perché minchia. Uno c'era, sono veramente troppi. Non uso l'arco finché non facciamo il boss, mi sa. A parte che siamo proprio di fianco la grotta, qui magari spawnano per colpa di questa roba. Potrebbe essere. Allora, adesso dovremmo... Ma se gliela chiudo... Dovremmo fare di legno e non li faccio passare quando spawnano. Dovremmo fare tutti i potenziamenti della workbench qui. Quindi dobbiamo ricominciare. Ceppo serve la selce, serve la pelle, serve le pippe, sì. Serve l'ocuro. Pensiamo a fare i letti e andiamo a dormire, no? Le incudini. Dobbiamo fare in questa maniera. Letti, no, sopra non lo so cibo, se ci stanno, ragazzi. Mi sa che è piccolo sopra. Sì. Non ci stanno? Vieni a farmi luce. No, levati da lì. In teoria bastano, Sì, sì. Sì, sì, voglio. No, pensavo fossero più grossi. A posto. Tanto qua non ci dobbiamo... Al massimo ci mettiamo una piccola cassa se dopo avremo bisogno, okay. Ma... Anche due, ma... A posto, amici. Dobbiamo farci tutto, però. Dovremmo farci qualsiasi cosa. Va a fare il dungeon prima per vedere se ci sono i cuori.
Fare fornace e tutto. Proviamo a entrare nel dungeon qui. Once again. Peccangino, grazie. Grazie, bello. Se c'è qualche spawn lo distruggiamo. No, meccangino. Meccangino, sì. Allora. Credo sia uno spawn normale. Quindi entro e spacco le facce. Entro, okay. Spacco, esco, ciao. Dai che raccogliamo i cuoretti, qui possiamo fare... Non vedo un piffero, però. Mi fate luce? Facciamo così, vai, io tengo la torcia. Meglio l'arma a due mani. Torcia e scudo tengo io. Vieni qua, Marco. Poi ci vedo, non so come fate... Non so, ma qui è tutto chiuso. Non vedo un piffero. Marco, ma dove cacchio sei andato? Pensavo fossi tu questo, che ne so io, andiamo. Il nome terremoto, l'avete sentito? Stavo seguendo gli Ezra. Quanti? Come quanti? Ma di scheletri? Non c'è niente, andiamo dagli Ez. Sono tre scheletri. Che dietro mi sono sentito cose? Aia, mi si sorta. Do fuoco, gli do. Ok, buona. Altro. Oh! Mamma mia, con i perri. Master. Gli ho tolto ben altri due. Altri due, aspetta, ve li attiro. No, spacchiamo. Ah no, volete combattere qua? Non l'ho fatto. Per adesso, siamo più forti di quando l'abbiamo fatta l'altra volta. Possiamo un attimo usare. C'è un cuore. Pelo. Non esageratamente. Altri due. I cuori. Io ho preso l'ambra. Ok. Muerti, prendete i cuoretti. No, c'ho pesantissimo. Prendo... Ma come fa a essere già pesante? Dobbiamo fare le case. Non infatti, pigliatelo voi. Ah, l'ho preso io, andiamo. Ho sentito respawnare degli scheletri comunque. Sono le ossa che non servono un piffero in realtà, a quanto pare. Per fare il piccone? Se dopo volete farne uno... Non è vero, il piccone serve... Ah, le corna di cervo erano. Sì. Li sto prendendo io i cacchio di... Basta? È tutto qua? Abbiamo uno, niente. Le casse, depositiamo un po' le robe perché... Sì, anch'io devo depositare che c'ho l'inventario un po' pieno. Il dritto, no. C'era niente? Io come peso sono giusto perché sono 118 su 300, solo che sono pieno. Grazie, mi stavo preso anche la roba che avete buttato voi mentre vi seguivo. C'era c'era l'altro dungeon, comunque. Sì, sì, la prendiamo. Il Blitzcon. E poi portiamo forse la live dei giochi di cellulare beceri. Giochi brutti per cellulari brutti. E faccio le casse. La cassa non ho abbastanza legno. Faccio io. Ok. Ah, basta, ho finito la legna. Ne ho io. Ho preso male. Qualcuno l'ha preso. Non so. Sì, tieni. Sto mettendo nelle casse qua le pietre. Vabbè, la resina me la tengo in mano. Te la metto in un'altra cassa. E qua metto le cacate. Carbone. Ossa. I mirtilli. Se qualcuno ha bisogno di mangiare. Noi non abbiamo trovato. Che schifo. Che dobbiamo fare? Questa è. Funghi, occhio a non bruciare la carne. Cibo, mettili. Dov'è il cibo? Quello a destra? Ne avete messo un po' nel mezzo, un po' a destra, un po' a sinistra. Io non ho deposto niente, forza, quindi... Forza, più persone. Non ho deposto nulla. No, eri tu da solo. No, io non ho deposto. Non è vero, c'erano anche i funghi. Ma i funghi ce li ho in mano, che dici? I funghi gialli erano nella prima cassa. Ah, quelli gialli, ma perché l'avrò scambiati per la resina, quelli, probabilmente. C'è il trofeo del nano grigio, via. Il materiale lo metto qua per ora, i cosi poi da distruggere. Okay, no, avete messo lì qua. La pelle. Ho ucciso un cervo, via, pelle. Pelle e carne, via, via, via. Allora, via. Nella prima cassa ci mette le robe precious. Ma i cinghiali sai che non li sto vedendo qui? Nel mezzo qui. Metteteci la pelle, le robe per il crafting. Non ho trovato cinghiali. Minerali? Minerali, mettili. Fatemi pulsinare. Aspetta, bisogna mettere le ore. No, ho finito i funghi. Funghi ci sono nella cassa. E prendo adesso quelli gialli. Oh, ma che spacchio questi.
fastidio, non posso. Anche la legna lì. Secondo me in questa qua conviene fare un recinto più avanti, poi, in caso. Qua conviene forse farlo per davvero. Ma non sei, non è che arrivano dentro. Che arriva solo dentro. Ma non puoi dormire. Li ammazzi. E buttare nell'acqua sta merda. Carne essiccata di cervo. Boss per ora uno, siamo vicino al secondo. Stanziati. Sono proprio di fianco, sì. Un po' di legna ce l'ho, 5. Bene, bene. No, bello. Ma la carne è tutta sott'acqua. Non posso immergermi? Ma è esploso, non mi ha dato niente, ma... Palle. Quanto ci vuole per fare il bancone quello bello? Ho voglia te ancora. No, di cuori, quanti ne serviva? Ah, quello lì mi sa... Ragazzi, 5, ce n'è 4. Uno blu! Ostia. Quello blu c'è. Ecco due blu. Stelle, due stelle qua da me. Fa malissimo, ragazzi, ho bisogno d'aiuto. Come fate a dire che sembra una casa? Comunque sembra un punteruolo sta casa. È bellissima, ma non è vero, è bella. Cioè, sembra più una casa, non è detto che sembra più non una è vero. Casa. Ma sì, rispetto all'altra voglia. Ma scherzi. Ma che casa avete visto con il tetto così? Scusa. No, è una casa modi Minecraft, chiaramente. Non è casa mia. Semplicemente perché però... è quadrata. Fosse rettangolare sarebbe più una casa. È un punteruolo. È un punteruolo. Che vabbè, fantasia. È a punta. È perché è quadrata. Ma che casa ha il tetto a punta? Tanto è un... Ma non è neanche... Questo deve essere più un accampamentino. Esatto, sono le case che disegnano i bambini. A me dentro piace molto di più di quella che abbiamo di là. È piccola, cioè l'avrei fatta più grande. C'ha la camera da letto, c'ha il soppalco sopra la camera da letto, bellissima. Vabbè, ma perché questa qua se la dovrei... Perché adesso abbiamo fatto un accampamento delle balle, ma se la fai per bene, che la allarghi, la fai bene... Non sarà più così, quindi. Però come tetto mi piace di più questo qua, per esempio, a me, di quell'altro. A me fa schifo proprio. Anzi, in realtà lo farei ancora meglio con... lo farei ancora meglio io per come ce l'ho in testa, in realtà. Eh certo. L'abbiamo fatto così ma un po' andare alla Carlona. Cioè, salvare. No. Sì, vorrei andare. Andiamo a fare l'altro dungeon. Prima. Ma adesso? Due minuti ci mette. Era qua vicino. Non è che più vero. Era più qua sopra, mi sa. Dovevo puntellarlo, dovevo. Almeno lo troviamo e lo puntelliamo. Ho trovato altra carne e altra pelle. Non ci sono cinghiali comunque, eh? Non li ho mai visti. Guarda Conan Exile, è vero, un po' sì. Anche il sole in alto nell'angolo. Già senza stamina, adesso mi incazzo io, eh. Ma lì c'è la nostra zattera. Dai, dove cacchio era? Era lassù, guarda, la vedo. Qua dove sono io. Devo fermare un po' di carne, poi. Oh, questa è una cosa del troll. Aspetta. Dove cazzo era il... Per fare il boss. Vabbè, facciamo questa, dai. Dai, facciamo queste. Per fare il boss ci siamo un attimo trasferiti da questa parte. Tanto poi più avanti dovremmo avere un minimo di riparo un po' ovunque. Signor trollo! Marco, dove sei? Qua dietro. Ah, eccoti. Non so se voglio usare le frecce, però io... Le userò, sto giro. No, non vorrei usare quelle di fuoco, solo che non mi ricordo come si cambia. Dai, perché mi fai anche luce. Vai, vabbè, con questo gli spacchi alla faccia. Buona. Devi prendere i funghi. A fondo del Pippen. Gattini. Oh! La cassa. Qua c'è una piccola pietra. L'avete presa?
L'ambra. L'ambra. Allora, legno, ma porca vacca, pietra e ossa, ma veramente, va bene, la butto per terra. Ottimo lavoro. Torniamo. Sì. Vai via. Non voglio mai più vedere questo posto. Ma basta che continuo a switchare la resina con i funghi gialli. Che cazzo era la grotta? Qui. Eccola. Io quanta legna c'ho? Appunto la pingo nella mappa, almeno. La facciamo la prossima volta questa? Sì. Sì. Speriamo che ci siano un po' più di cuore. Andiamo a dormire? Giusto per salvare, non per... Ok, andiamo a chiedere. Questo gioco mi sta veramente... Lo sto veramente dovremmo amando, uccidere i cervi, gioco. Però. Io ne ho, ne ho uccisi. Ne ho 7 di pelle di cervo io. No, la carne ci sarà più alto. La carne ne ho 4 da cuocere. Non ci sono neanche i neck qua, porca miseria. No, ma appunto, cinghiali, rane, zero proprio, ne ho visto. Boh, magari, vabbè, abbiamo esplorato pochissimo. Sì. Zero. Tra l'altro io le frecce adesso dovrò rifarle. Di fuoco, cioè non so come si cambiano, quindi o metto quelle di fuoco per adesso nella cassa e le uso solo per il boss dopo. Basta se cacca. E certo, stiamo giocando in multiplayer. Scusa, ma che domanda è, Rob? Perdonami, sarei curioso di capire il perché. Soldi di qua. Massimo in 10, sì. Si possono comprare anche dei server privati per rendere la partita persistente. No, multiplayer nel senso che fai le guerre? No, non è Rust. Ah, volendo sì. No. Non credo sarebbe... Può attivare PvP? Si può attivare PvP, certo, sì, ma sei però 10 comunque. Devi non fare... Vabbè, sì, nel senso, però lo vedo un po' pirata, insomma. Lo vedo non so se i server privati puoi farli più grandi. Ma quello non lo so. Giorno 20, tra l'altro. Boh. Siamo arrivati al 18, abbiamo fatto 2 nottate. Voilà. Buonasera, quindi. Amici, ma noi ci vediamo. Più giochi laggo. Oh, tra l'altro, perdo sempre intorno ai 260 pacchetti. No, adesso sto laggando di brutto invece. Non so, ragazzi. Ah, forse amici, mi sta scaricando qualcosa Steam. Fortunatamente è finita adesso la live, quindi a posto così. No, ma già ho smesso di laggare, vabbè. Ci vediamo questa sera, mi raccomando, puntualissimi. Ma stasera è impegnativa, facciamo, Chiesa voleva fare volta, voleva fare. Adesso facciamo un po' di volta, vediamo adesso. Vediamo, dai. Comunque c'è la live stasera alle 8 e poi il BlizzCon alle 11. Partiremo un pochino prima, magari 11, partiamo meno verso 10, meno 4, le 10 e tre quarti. 10 e mezza. E poi Volta regala sempre delle perle per il termobeste, effettivamente. Esatto. Quindi un po' mi piace Dai. Ogni tanto ricicciarlo fuori. Astasse. Astasse, belli. Un saluto.